Thank you.
Ci siamo. Gabriele, innanzitutto. Buonasera a tutti. Che cazzo vuoi tu? Abbiamo appena cominciato. Gioca che cazzo, che vuoi? Non ho manco finito di salutare. Fabri. No, vai, dai, scherzo. Non ti fermare. Ho detto come stai. Solo come stai. Ah, io non allora, grazie per la domanda. Perché ci tengo a queste cose. Io mo sto all'inviti. Tu? A posto, perfetto. L'avvocato sta svegliando. Buonasera a tutti, a tutti, a tutta la chat, a tutta la... gli abbonati nuovi. A proposito, abbiamo degli abbonati nuovi. Infatti vi voglio ringraziare e salutare. Il problema è che non mi ricordo il loro nome, quindi devo andare sulla scheda abbonati. Nel frattempo vi faccio finta di mantenervi parlando e non perché devo parlare per silenzio. Infatti gli abbonati nuovi sono, ve li dico più di preciso tra un secondo, sono ce l'abbiamo, eccoli qua. Dunque, si sono abbonati, che l'altra volta non li ho ringraziati perché è successo tutto dopo la live. Giulio Lipari, grazie. Spegni per la musica, spegni la musica, lo spenda la musica, dicono che non sei. Ok, spenda mo. Ah boh, raga, è spenta, credo di sì. Perché suonava? A quanto pare sì. Si stanno lamentando. Il tasto per levare la musica. Vabbè. Ah, forse perché ho cambiato scena. Vabbè, raga, lo sapete che faccio schifo, non c'è bisogno di... Me lo dico da solo. Vabbè. Vabbè, ricominciamo da capo. Non è successo niente. Buonasera a tutti. Salve a tutti. Anzi, meglio così. Così ho il tempo di recuperarmi. Il fatto di salutare, prima di tutto, tutta la chat, tutti quelli che si sono... collegati per salutarci. Abbiamo Marcacci alla mia sinistra, che in sono realtà qui, è la mia, sono qui, è la mia destra nella vita reale. Poi abbiamo l'avvocato sopra, in posizione supina sempre, perché comunque insomma è una figura di un certo carico, e poi sto coglione qua, eccomi. Buonasera a tutti. Sto minchione che non si può guardare. Detto questo, salutiamo anche tutti quelli che si sono collegati per la prima volta. Sappiate che questa è la live del mercoledì. Noi ogni mercoledì facciamo una live in cui parliamo di auto, parliamo di cazzate, si cazzeggia, si gioca a qualche gioco interessante e ogni tanto parliamo anche di qualcosa di serio. Detto questo, salutiamo gli abbonati che si sono abbonati in questa settimana, che non abbiamo ringraziato, dato che si sono abbonati dopo l'ultima live, che sono Giulio Lipari, grazie per esserti abbonato, a Lorenzo Grupponi, Paper 25, che non so se è Paper o Paper, Renato Tizzano e Lele Motor Passion, grazie per l'abbonamento. E detto questo, ovviamente il primo argomento di questa sera sarà, poi smetto di parlare, vi do la parola a voi perché voglio fare solo un po' di introduzione. L'argomento di oggi per iniziare sarà Marcello Gandini, dato che è scomparso la settimana scorsa il famoso designer Marcello Gandini. Per chi non lo sapesse, è stato un designer di automobili italiano iconico, perché ha disegnato parecchie delle auto più apprezzate di sempre, una a caso la Lamborghini Miura. Se non sapete cos'è, non vi preoccupate, rimanete, perché dopo tanto ci scopriamo tutta la sua storia. Ma prima di fare questo, aspettiamo un 20 minuti, un quarto d'ora, 10 minuti di cazzeggio per fare in modo che si colleghino tutti, iniziando con il chiedere nello specifico a Fabrizio, ma non per qualcosa, solo a caso così, che cosa ti sei cenato stasera? Il Kinder Pinguì pure di marca. Leva la marca, che non ci pagano. Cioè tu ti sei cenato che... il Kinder Pinguì. E perché il Pinguì chi altro lo fa? Allora ci stanno i Kinder Pinguì, quelli delle sottomarche, quelli che non sono Kinder, però sono sempre Pinguì. Sì, ma il Kinder Pisquish. Esatto, che fanno cacare. Io li ho assaggiati, non mi piacciono. E non, voglio essere sponsorizzato dalla Kinder, sia ben chiaro. Però non lo dico per quello, ma... quelli della Kinder sono imbattibili, raga. Che cazzo volete fare? Ma comunque, io sinceramente vorrei, se avessi una macchina Formula 1 vorrei un mega sponsor Spermalat e sarei a posto. Madonna mia, Fabri, ti muto il microfono. Allora, poi anche nella chat fateci sapere che cosa vi siete mangiati, perché magari così ci riesco a scrivere qualche
qualche, non lo so, qualche ricetta interessante. Invece l'avvocato si è mangiato stasera? Onestamente, gli avanzi del pranzo, poco e niente. Ossia, oh, onesto, mi sono tenuto leggero. Cioè? Ah, ho lasciato un po' di porchetta, ma giusto mezzo chilo, mezzo panino. Così. Ah, abbiamo un diverso criterio di leggerezza io e te. Vabbè, dai, io l'avvocato, Fabri, ma come cazzo ti permetti anche solo di... Ma lui è perdonato, lui è Enrico Berlinguer. Ah, ma scusa, dai, Fabri, dai, madonna. Aspetta, a me, ma l'hai vista quell'altra a fianco a me? No, aspetta, Fabrizio. Ma dai, ma immaginati chi entra nella live per la prima volta. Porca troia, che è sta cosa? Che simbolo è? La... Ma come che è? Ma come che simbolo? È piccolissimo, non si vede dalla... Io lo vedo dalla chat qua. Falce e martello. Vabbè, comunque... L'avvocato. No, ma dai, era bellissimo. Dai, raga, mettetevi i nomi vostri. Io il mio nome è io Gabriele, ho provato, non lo faremo mai. Ma sì, ma non ti preoccupare. Ma non sì, ma è sempre la solita gag. Io ci provo a dirvelo, però ogni volta. Vabbè, però mi è piaciuto sto tema, simpatico. Che se no ogni volta sempre... Vabbè. E, che so, sta di una cosa, mi ho scordato. Che si è mangiato l'avvocato. L'avvocato si è mangiato mezzo chilo di porchetta e praticamente dice che... Ma mezzo chilo, no. Vabbè, ma il panino tuo lo sappiamo com'è. Se no, mangiamo un porco intero. Io ci sono stato a cena con te. però sei tu che sei venuto a cena con me. Il Marcacci, oltre ad aver esposto il museo della Fiat, innocenti, prego. Stasera. Siamo nello studio ovale della Innocenti di Lambrate. Praticamente sì, fa paura, cioè complimenti, hai trovato di tutto e di più. Sì, considera Mermas da montà, sistema usato sicuro. Bandiera Fiat, Fiat ricambi e bandiera Agip. Ma qualche volta faremo un tour di tutta la tutta la stanza. Vai. Se quello scorcio c'ha quelle tre cose là, immagino il resto, cioè. No, ancora è bianco, non c'è rimasto niente, c'è solo questi ancora a pesci, anzi. Però mi piace il fatto che hai allestito tutto poi nelle live, bello. Fabri, prendi spunto tu, al posto di mettere le tende lilla, mannaggia, oh, che possera, oh. Da notare il bellissimo manuale uso e manutenzione dell'Arna. Ma quello che è? Un daily? No, 2.42 della Lancia, oh, okay. Martini Racing. Ah, okay. Scala 1.18. Ok. E che altro, raga? So, io dato che non lo so, andiamo subito a parlare. Fermati. Vai, dimmelo. Io ho le biografie di questi due emeriti. Ah, perché li vuoi introdurre? Ormai non abbiamo bisogno di introdurle, soltanto da esplicare. No, certo, fai bene. Più che allora, introdurre, ci ficcamo. Siete già ficcati. Allora, con chi iniziamo? Vai. Vabbè, io inizierei con l'introdurre la figura criptica dell'avvocato. Ah, allora, brutte bestie, questa sera abbiamo la biografia accantonata dalla motorizzazione civile di Città di Castello dell'avvocato Antonio Zamboni. Che neanche sì. Leggo direttamente dalla sua bellissima fototessera. Cognome Zamboni, nome Antonio, nato nelle calende greche. 35-1988, cittadinanza Eurostar, non si capisce perché, residenza 4.238.3 Nord.3213 Est, quindi pensa tu, via delle disgrazie 316, stato civile forfettario, professione avvocato piastrellista, statura 1,80 m, voglia di 1,90 m, capelli parrucchino semmai, occhi perpendicolari, segni particolari, bannato dai peggiori bar de Caracas. Detto questo, cerchiamo di essere il più brevi possibile. Antonio Zamboni nasce, cresce e ignora in un anfratto non ben specificato da Google.
chiamato Città di Castello. Discendente di una famiglia nobiliare fin da tenera età, adora i casi persi esattamente come lui. La famiglia lo manda a Monte Carlo, dove non studia, lo manda a Tenerife, dove non studia, lo manda a Milano, dove comincia a drogarsi alla fine, e alla fine la famiglia lo manda letteralmente a fare il culo. Zamboni, sconvolto, chiede dove si trova il paese di Fanculo. La famiglia, nonostante i soldi, lo molla al margine della strada con due spiccioli stimati in 4 milioni di euro. Costa 2 lire in tasca, si avvia nelle scuole più rinomate da per mettere la testa a posto. Prova la Bocconi e non va, prova la Cattolica e non riesce. Non riesce, alla fine riesce a laurearsi avvocato alla scuola radioelettrica di Milano con specializzazione al CEPU di Tirana in Albania. Andiamo avanti. Intraprende la carriera di specializzando in avvocatura penalista e lo fa presso lo studio di geometra di Alberto da Norcia, detto Er Mortadella di Torbaianica. Gli viene affidata la prima causa, che perde con successo. Anche la seconda e la terza causa viene persa con lode, e decide di capire il perché. Ha mandato in galera esponenti della malavita organizzata che stava difendendo lo studio di architettura, dove era praticando, prova a spiegare che quando uno lo paga per essere difeso, anche se è stata la parte sbagliata, vabbè, lasciate stare che è inutile pure ora spiegarglielo. Licenziato in tronco da Er Mortadella, si dà alle avvocature comunali, inutile dire che il risultato, 108 comuni falliti in 2 anni. Conosce zio Antonello della Duna Rossi, nome e cognome, e frequentandolo la facoltà di ingegneria meccanica gli conferisce una laurea d'onoris causa. Inutile, perché continua a non sapere manco come si svita un bullone. Ormai licenziato, perennemente affranto dall'aura malefica e dai codici OEM di zio Antonello, viene assoldato da noi di Real Car, pagato a scamorse ed offese, e ormai è il simbolo di tutte le live. Affumicate al Sofim. Affumicate al Sofim. E se non c'è nelle live, viene reclamato. Signori, stasera è con noi Antonio Zamboni, detto l'avvocato. Detto questo, passiamo a quell'altro. Grazie, grazie. Per voi è un onore. Un applauso all'avvocato. Applauso bravo. Uno. Dopodiché passiamo alla biografia declassificata top secret dal circolo della briscola di Tolmezzo. Allora, leggo direttamente dalla carta d'identità, perché io qua davanti, raga, ve lo dico, io qua davanti ho proprio la carta d'identità, cioè, come vi dico. Ma che cazzo! Mamma mia, che tristezza, che aspetta, tristezza. Vi faccio vedere quella di Zamboni, che lui cos'è tutto successo. Che cosa triste. Sarà triste per te. Allora, sì. Allora, cognome Lobelto, nome Malcacci, nato in data stellare 2142.3 a 11 cazzo, no, sballato, cittadinanza Incas e Azteca, residenza alla Barbabietola da Zucchera, via delle Botti non hanno via, stato civile pesante, professione revisionatore di botti, statura alto se visto dal basso, capelli ancora per poco, occhi ben dimensionati, segni particolari, capaci di venire in Molise e pisciare contro vento durante le riprese di Real Car. Penso che questo vale più di una laurea, credo, questo titolo. Porca maiella. Mamma mia, certe pisciate. E infatti, allora, cominciamo subito. Esperimento di laboratorio mal riuscito agli inizi degli anni 90, incrocio tra la mucca della Milka ed il verme solitario, non gli viene affidato nessun nome all'inizio. Un secondo soltanto, che vista la mia cecità, devo allargare un secondo la schermata. Creato e messo in provetta dopo solo 2 giorni, l'esperimento è già in sovrappeso e lo devono mettere in una provetta più grande. Questa tarantella va avanti per un mese e alla fine, a settembre inoltrato, vabbè, continuano ad andare avanti. Siccome al laboratorio dove stavano facendo il vino, lo mettono direttamente in una botte. Nasce così il primo esperimento in provetta? No, esperimento in botte di rovere stagionato 20 anni. Sulla botte mettono anche il nome dell'esperimento che si unisce all'etichetta del vino. Esperimento cronazione numero 21, non maneggiare, tossico, irritante, acidificante, edulcorante, si abbina bene con carni rosse e selvaggina.
Una volta fuori dalla botte, il laboratorio è fallito e vaga in giro per tutta Italia e alla fine finisce in Umbria. Adottato da una famiglia di pitbull randaggi, dà sfogo alla sua frustrazione facendosi carico altra frustrazione. Si mette a fare il revisionatore di auto. Entrato ormai a pieno titolo nel mondo degli esseri umani normali, decide di cambiare nome da Esperimento 21, che si abbina bene a Carnerose e Selvaggina, al primo che vede sul citofono e prende così il nome dell'amministratore condominale Aiei e Brazorf. Poi capisce che non va bene perché ogni volta che si presentava alle ragazze si mettevano a ridere e lo cambia col nome dello scaricatore di lavatrici sotto casa, ma non si rende conto che era un cinese a cui ha rubato l'identità e ad un italiano, e si fa chiamare Lobelto Malcacci. Lobelto fa amicizia con altri soggettoni, tra cui un meccanico di chiare origini malsane, Gabriele Castello, all'anagrafe Gabriel Jakomoski, smantellatore e rivenditore abusivo di ricambi, e Svetlana Redmilla, in nome Cristiano Albi, nonché della Duma Antonello. Sviluppa la passione per le auto, ma quelle sbagliate. Infatti compra una Duna, una Croma, e non va mai come si deve la Croma. Non contento, ne prende un'altra ancora più scassata. Poi pitbull adottivi gli dicono basta, perché cioè, le auto non c'entrano più nella cuccia. Lobelto, sappiamo tutto, ma non ce ne frega un cazzo a nessuno. Detto ciò, con l'amaro in bocca, diamo il benvenuto a Lobelto. Ciao, esperimento. Ciao, cavo. Allora, detto... buonasera a tutti. I saluti, le introduzioni le abbiamo fatte e i saluti pure. Che altro c'è da dire, Fabri, a tua difesa? A posto. Si va? Allora, come dicevamo prima, ci facciamo un excursus su le opere di Marcello Gandini, il designer che ricordiamo che, per chi si è appena connesso, è scomparso la settimana scorsa. Ora, io mi sono fatto fare insieme al... cioè, mi hanno aiutato... no, l'hanno fatto loro, praticamente, l'hanno scritto loro. Una specie di presentazione PowerPoint su quelle auto che hanno segnato più la vita, quindi ce lo andiamo a leggere. Scusa, ma chi te l'ha fatta sta slide? L'ho chiesto sul gruppo di Telegram in cui siete invitati ad entrare perché è gratuito, e ci hanno aiutato due ragazzi che poi alla fine ringrazieremo. Adesso fai con la tripla. Stavo mettendo a fuoco carburatore Tesla. C'è il Teslone, bravo, fatto bene. E quindi niente, dai, adesso condivido lo schermo, vediamo se ci riesco a prima botta senza fare errori. Secondo me non ci riesco. Avvocato, ma voglio capire una cosa, ma tu le lampadine in casa da quanto cazzo ce l'hai? Da 8000 watt? Eccolo. Lui c'ha direttamente i fari della D'Urso. Sono tre a LED. Occhiali da sole, sì. Ma in effetti con gli occhiali da sole dentro casa poi si mette, sei abbronzato con quella potenza di vabbè, sì, comunque capito, tutte queste lampadine. Io considero a Fabri, per fare più illuminazione c'è sul il computer col tubo catodico. Dunque, si può? Prima allora, vai. Allora, Marcello Gandini, La vita e le opere. Io non so come l'hanno scritto, ho letto solo la prima slide, mi presume. Non mi fa presagire niente di buono, però andiamo avanti. Dunque, molti di voi, come il sottoscritto, avevano come unica speranza quella di vincerla. No, il sottoscritto, io, quello che ha scritto questa cosa. Avevano come unica speranza quella di vincerla in maniera casuale, sbriciolandosi le gonadi, vincendo a 200 km di Apricot Hill in Gran Turismo 2, per poi scoprire che faceva schifo. Strana, più larga che lunga, inguidabile, sempre di traverso. No, non è come le videocassette di Mondo Corse. Tu non sei Sandro Munari. Lui era uno che quella cosa indefinibile sul ruote. Lui era uno che quella cosa indefinibile su ruote la intraversava nelle stradine di Monte Carlo, ghiacciate e di notte. La prima volta che la vidi dal vivo era un rally storico sulle colline modenesi. Rimasi abbagliato da quella che è sempre stata più di un'auto, una vera figura mitologica. Si parla della Stratos da rally, praticamente, per chi non l'avesse capito. Ed è una delle vetture disegnate appunto da Gandini. Prima di andare avanti, qualcuno può aggiungere qualcosa sulla Stratos da rally? Per l'amore di Dio, la Stratos innanzitutto deriva da una sorta di studio che si chiamava Stratos Zero, ed era una macchina che era quasi completamente diversa. Se poi le vai a mettere vicine, tipo tra, come succede anche oggigiorno, tra i
le concept car fino al modello reale, ci si vede molto tra l'una e l'altra. Venne, mi ricordo una cosa che disse Sandro Munari in un'intervista, non sta pure manco tanto bene Sandrone, è che quando loro misero innanzitutto la gestazione della Stratos è una storia a sé, perché quella macchina doveva essere presentata con un motore della Fulvia e si è ritrovata per sbaglio un motore della Ferrari, perché questo ne abbiamo parlato nel video della X19, mi sembra. Sì, ma non solo, addirittura è uscita anche un'altra intervista a Cesare Fiorio, che lui faceva la spola con Enzo Ferrari per convincere a dargli i motori, quindi da una cosa fatta abusiva a una cosa proprio in larga scala. Ma ancora meglio, il fatto che Sandrone Munari diceva che quella macchina, quando l'andarono a mettere su strada per fare le prove, per vedere come andava sto arnese, sull'asfalto quella macchina non andava bene. Cioè, questa già è una macchina che per tenerla a freno è una psicopatica. Ancora peggio quando poi loro dovettero fare tutte le modifiche, perché dovettero rifare tutta la sospensione posteriore. La misero su Sandro Munari se ne accorse, perché quando la misero sopra la terra la macchina andava bene, la rimettevano sull'asfalto e non andava bene, quindi tutta la geometria posteriore la rifecero. Quindi sia come auto e come gestazione non è anche andata bene, e la macchina stradale è un palo nel culo, perché se sei alto più di 1,70 m tu là dentro non ci entri. Se sei cioè lo sterzo qua, la pedaliera da un'altra parte, i manometri, gli strumenti che non si vedono, è un puttanaio, è una macchina fatta per i rally, con la concezione dei rally, fatta per vincere, rimessa su strada non è una cosa, è solo bella da vedere, basta. Qualcuno vuole giocare? Andiamo avanti subito, ecco qua, no, oddio, ok. Eppure eccola lì, con le scariche asimmetrici ancora roventi, di quel verdino che tanto andava di moda negli anni 70, che sulla 128 di tuo zio faceva drizzare i peli della schiena dal ribrezzo, ma su quell'astronave lì, col parabrezza assurdo, coi sedili messi quasi a caso, con la pedaliera ficcata alla buona, praticamente senza lunotto, con le gomme davanti e dietro così sproporzionate, beh, davvero tutt'altra cosa. E qua si parla della Stratos normale. Con i fari dell'8,50. Con i fari dell'8,50 si parla della Stratos normale, che a parer mio una delle macchine secondo me più belle, una delle Lancia più belle sicuramente, ma anche una delle auto più belle, la Stratos. 10 anni facciamo, più avanti facciamo vedere qualche immagine. Quello che pochi sanno è che quando questa macchina arrivò sia su strada che nei rally, era una macchina che era 10 anni più avanti degli altri. Scocca in vetro resina, riprendeva un po' il concetto dell'Alpine Renault, solo che l'Alpine Renault aveva il motore a sbalzo dietro, scocca in vetro resina, questo era molto 50 anni più avanti, era proprio una... Io voglio solo capire come cazzo facevano a fare i rally questi qua dentro sta cosa, perché è assurda per come è piccola. Però una figata, bella, bellissima. Cavallo pazzo. Gandini, come altre sue auto, è stato non solo innovatore, ma si vede anche la mano sua, cioè si vede quest'auto è disegnata da lui, ma come molte altre, anche le Lamborghini che vedremo dopo. Ruglioni, che oltre a essere mandato a fare in culo in questo momento, ci dice: la Stratos è sopravvalutata, possiamo dirlo o no? Sì, possiamo dirlo, ma non possiamo confermarlo, mi dispiace. E scherzo, non ti vogliamo bene. E scusa, stavo leggendo un po' di commenti. Andiamo avanti con le slide. Eccola qua. Boom. Allora, ma sono diventato efficiente. Sono partito che ero solo deficiente. Mo sono diventato addirittura deficiente. Sei adesso deficiente. E andiamo avanti. È forse l'auto da rally più assurda mai pensata. Sì, perché è nata con una intenzione e una soltanto: correre. Sbilanciata, difficile da tenere in strada e con un motore, il Dino Ferrari 6 cilindri, che è un'emerita schifezza. Non parole mie, parole di Marcello Gandini in persona, quindi qua me lo puoi imitare. Ma Gandini, io voglio capire una cosa, prima di imitarlo, ma c'era una macchina che piaceva a Gandini? Ma infatti è incredibile, qualsiasi qua possiamo notare, vedi, la differenza di scuola di concetto. Mo non voglio fare il detrattore, altrimenti ci mancherebbe altro.
coso, come cazzo si chiama, Giugiaro è Giugiaro, però Giugiaro si esprime sempre con un certo apprezzamento verso quello che ha fatto, invece Gandini con un certo chalance si esprime lui. No, è assurdo. Io sai che mi sembra di vedere, c'era un professore al conservatorio da mio fratello, non mi ricordo come si chiama, diceva: ah sì, ma devi fare questi esercizi solfeggio, ma fai sì, fai tanto, fai, capi? Quelli che proprio, pure se sono dei padri eterni, però si sminchiano anche dalla sua macchina. Ma che macchina è? Ma che... Comunque, Gattini è uno che ha disegnato la scultura su ruote che vedete qui sotto e poi ha pensato, sul suggerimento di un certo Bertone, altro soggetto interessante, che potesse diventare un mezzo per fare i salti a 200 all'ora tra gli alberi in Finlandia o affogare nei guadi del pantano del Safari. Signori, la Stratos Zero, da dove è andato tutto? Beh, in effetti, certo, questa è tanta roba per il 1969-70, sta cosa, tanta roba. E questo come suggerisce giù è sia pratica che camporellabile, perché si vede, dai. Sì, questa è camporellabile perché ti ci metti sopra, è una scrivania praticamente. È una merda quel motore, è una macchina di merda, c'ha un motore di merda. Gandini che si fuma i progetti, Gandini che si fuma i progetti, che fa le cianografie. Fammi accendere. Ah, tra l'altro Domenico Carlos che ci suggerisce: se l'avesse in mano il Fonzi di Boiano, che cazzo ci farebbe questa Stratos, Darelli? Se con la... Che c'aveva? La 126 si è schiantato... La 127 si è schiantato nel bar. Comunque sto racconto poi dopo lo diciamo, perché secondo me per i nuovi... Per quelli nuovi che stanno... Non so se ci sta qualcuno di nuovo in realtà. Secondo me siamo sempre i soliti stronzi, però vabbè, a me piace credere così. Allora, noi quattro bastardi. E vabbè, la Stratos Zero è stata appunto una delle auto disegnate da Gandini, più memorabili di sempre, da cui è nata la Stratos, poi quella stradale. Questo è il prototipo che, quando uscì, nel primi degli anni 70, mi pare 69-70, era un concept per un'auto sportiva, cioè, però non da rally. Poi perché è stata adattata da rally, in realtà sta cosa, cioè, mi ci fa riflettere. Però se ci pensi, è come se negli anni 80 fai la Countach, la Lamborghini Countach da rally, cioè perché no vabbè, vai, che poi hanno fatto la Sterrato, la Huracan Sterrato, tra la, vabbè, vai, sì ma pure le Porsche sembrano auto che non si prestano. Guarda che pure una Ferrari, una 430, una 360 l'hanno allestita a rally, quindi una macchina può essere più o meno rimaneggiata. Però tornando alla Stratos, la Stratos era un esercizio di stile, come potevano essere le varie costruzioni sul telaio della vecchia Alfa 33 degli anni 60, non la 33 quella che conosciamo noi, che potevano essere la Carabo o Frick e Frock, aiutatemi, solo capelli? Sì, ciao. Marca, che cazzo c'era? La Carabo, la... Fatte sulla 33. Bella. La 33? La Carabo, l'Alfa 33, poi ci veniva la Carabo e le altre due, i due concept dei vari cosi. Queste erano macchine che con la linea, con lo stile, erano in linea all'epoca. Il problema è che quell'auto, come tutti i concept, alla fine tu dal concept vai a prendere determinate soluzioni aerodinamiche, certo, meccaniche, per utilizzare su una macchina futura. Sì. E in questo caso ci hanno fatto la Stratos. Che se poi da cercare... un concept ci cacci varie, in alcuni casi ci cacciano, sì, varie macchine. Varie macchine, ma se tu vai a cercare adesso... Lancia Stratos prototipo 1970-71, ti esce fuori una macchina che è molto più simile alla Stratos Zero che alla Stratos di Munari, per capirci. Questa è poi la differenza. Da qua potete vedere il mitico cambio. Questa è la HF prototipo, sì. Stratos. Vabbè, oddio, sembra proprio una via di mezzo, proprio metà strada tra quel design e quest'altro. Dietro, se ci fai caso, è molto più, poi lo vedi come è molto bassa, invece già il modello stradale è molto più alto, perché già era una cosa molto diversa. Però dai,
Oh, io voglio solo leggere una cosa che stai vedendo. Ma prima tu ce l'hai la chat a portata di mano, perché comunque ti suggeriscono le cose. Io mo non la posso leggere perché sto a leggere. Vabbè, aspetta un secondo che mi banno le cose. Sì, questa è del 71, la Stratos HF prototipo. Ah, Carabo, Iguana, la Iguana. Sì, sì, erano molto belle. Questa lo vedi come è molto più simile guarda la versione, la faccia frontale. Sì, è proprio quella macchina. È su quella macchina che hanno solo messo l'abitacolo. L'abitacolo, cioè il vetro, è stato ridisegnato. La parte superiore è stata più ridisegnata. Il frontale, poco poco. Il retro della Zero non l'ho vista. No, sì, il retro è diverso quello della Zero. Quello della Zero di retro, invece, sembra poi ripreso dalla Countach. Ma non hai capito? Cioè, la Countach chi l'ha fatta? Appunto, perciò ti dico, sono design che vengono poi ispirati per altre macchine, non solo per una. Questo il retro della Zero, cioè questi, da qua si vede poco, però i fari di dietro sono contorni, cioè... Sì, sono contornati. Passano attorno al contorno del retro, come nella Countach. Non so se è la prima serie della Countach che ci aveva i fari così... Ma tanto sono tutto uguale. Sì. Lo stile del faro non prolungato è quello. Vabbè, non questi, ma ne ho visto un altro di faro. Vabbè, comunque sì, dai, il faro... No, il faro della Countach, il retro della Countach è ripreso da là. Poi c'è da dire pure un'altra cosa, che l'abbiamo visto per tanti carrozzieri. C'è la mano... Nel senso che tu hai la tua idea stilistica e la tua mano, quindi la tua testa ragiona con quei canoni. Quindi quello è il canone di Gandini. Poi c'è il canone di Giugiaro, di Bertone, del Pinin. Come cazzo si chiama quello che faceva la Citroën? Mi sono scordato. Cacci, che ti sta a guardare? Si sente il mouse che clicca. Ah, Madonna! Ogni tanto no, spara un click. Stava a guardare il concept, quello che ha disegnato Gandini, la B&B Garmisch. Ah, bello, pure quello, ma credo che ci arrivi. Quella... Vabbè, ma poi se non sta nella slide ne parliamo lo stesso, andiamo avanti. Ma poi... Vabbè, siamo arrivati a un'altra macchina iconica disegnata da Gandini, la Miura. Lamborghini tra le più riconoscibili degli anni 70, cioè tra le auto 60. Più riconoscibili degli anni 70, no, questa è degli anni 60. Sì, sì. Questa di che anni? Ah, no, sì, degli anni 60. Vabbè, anni 60. Beh, in effetti è molto più rotondeggiante. Vabbè, vi leggo. Sì, ma lo stile si vede. Sì, ma poi la Miura è praticamente Jessica Rabbit, è praticamente Jessica Rabbit con la targa, un motore esagerato buttato a calci a fanculo. Un motore esagerato buttato a calci dietro ai sedili, come avrebbe detestato il mio compaesano Enzo Ferrari. Curve da diva del porno soft, un culo e ci siamo demonetizzati, un culo minaccioso, illegale, e poi ragazzi, sta cosa è alta, un metro. Se non mi credete, cercate su Google misure Miura Lamborghini, dopo aver chiuso la pagina con le foto di Elettra in bikini. Esatto, non sapesse, la Miura di che secondo cognome, di secondo nome. Che vuoi? Mi invece a parlare, sembro dislessico, già sembro dislessico normale. Io ci ho provato, infatti mi è uscito il tatuaggio, quella specie di cacca che si è che si secca sulla chiappa della Lamborghini, quando si secca la cacca, capito? Tutto poi ti togli, ti esce quella roba e mi sono uscite le misure. Vabbè, vai avanti. Vabbè, ma mi auguro che poi tu il tatuaggio te lo sia fatto. No, mi ho messo la cacca. Appunto, ho fatto secca la cacca. Ah, direttamente così, proprio ecologico, pure eco-friend. Sono free. Vabbè, potrete immaginare come potesse essere negli anni 60 vederne una per strada. E vaffanculo, stai sul 9. Non sembra reale dal vivo, non sembra neanche un'auto. Una scultura così non può girare per strada con le Fiesta, le Corsa e le Panda. Ah, e anche questa l'ha disegnata Gandini, considerata la prima supercar della storia, e con buona ragione. Porca. Che figata. Guarda solo quel blu con l'oro.
quel blu con invece... l'oro. Con chi? Con chi? Con... Scherzo, era una battuta di merda. Tanto per mi cerco qualche immagine, sì, comunque la Miura, vabbè, ma a me, allora, a me fare questa sessione in cui ci ricordiamo delle macchine disegnate da Gandini mi sembra difficile, perché oltre che a dire che figata, è bellissima, fighissima, non so che cazzo di, sono fighissima. Beh, è molto semplice, la Miura era una di quelle auto che, come io penso che sapranno tutti quanti, perché siamo in 99 stronzi qua ormai collegati e si vede pare pari. Siamo sempre noi. Quella è una macchina che è stata... Innanzitutto le leggende si sprecano, perché dicevano che era stata progettata su un tovagliolo, non è vero per un cazzo. Era una macchina che era, tutte le persone che l'hanno progettata erano sotto i 30 anni, una macchina che era fatta completamente al contrario, cioè motore 12 cilindri trasversale, una cosa che... Questa auto... Allora, parliamone un po' dal punto di vista tecnico. Allora, innanzitutto... Il motore, io non so niente della Miura, non so un cazzo, sono ignorantissimo. È un V12 che venne rifatto tutto quanto da, venne fatto da zero. Non mi ricordo se era derivato dalla GT precedente, però comunque si vede che per essere un... quando la gente sentiva a un motore V12 e poi la vedeva col culo così corto, rimaneva con gli occhi strabuzzati, perché se fai vedere la Ford GT40, che è più o meno coeva, però poi, mi ricordare che la Ford GT40 nacque perché il signor Ford, e questa cosa l'ho letta un paio di giorni fa, andò da Enzo Ferrari e gli disse: ti do mega soldi, producimi le auto. No. O si voleva proprio comprare la Ferrari, come è sta storia. Tanto è che vuole... però, fatto sta che, come cazzo si chiama, Enzo Ferrari disse: con sto cazzo, un po' come fece anche con Ferruccio Lamborghini. E da allora la Ford decise di buttare investire le centinaia di milioni che aveva a disposizione per sviluppare la loro supercar. Però non mi ricordo se... con te il film Le Mans 66 sarebbe durato 22 secondi. Bellissimo. Grazie. E ci sarebbe stato più di post-produzione. La sintesi, Fabri, il dono della sintesi. Che io non ho. Allora, il Ferrari stava in crisi, perché effettivamente Ferrari non vendeva tante auto stradali per ripagarsi le corse. Allora lui fece l'acquisizione con, cioè voleva vendere, la Ford la voleva acquistare, però c'era una clausola che non piacque a Ferrari, che era praticamente che la totale la gestione del reparto corsa era di Ford, ma i soldi che gli dava Ford per il reparto corsa erano 4 lire e quello disse di no. Scrisse proprio con la penna sul contratto: non ci siamo, qualcosa del genere, è passata la storia. Però il problema era pure un'altra una situazione che lui non con la Ford GT40 erano noi avevamo l'ingegno, loro avevano i soldi. Noi avevamo già un'altra macchina che era di gran lunga superiore, che era la P4, però loro sono messi d'impegno, hanno fatto comunque quel mostro che era la GT40, perché non glielo puoi negare. Comunque, dicevo prima, la GT40 ha una forma similare, però è un V8 longitudinale, quindi ha il culo molto più lungo. Questa, a confronto, a livello della testa che si aveva allora, sembrava molto sgraziata, ma non era così, perché la matita di Gandini ha fatto il resto. Si vede già dalle posizioni. Allora, no, la Ford GT40, macchina fighissima, iconica, bella, bella, per cazzo, per bella. Di però la Miura, però bella, la Miura. Ma pure la Ferrari con cui si battagliava, già la P4 era molto più bella. Questa sembra molto più rozza, perché noi quell'epoca non l'abbiamo vissuta, però ti dà il senso di macchina potente. Comunque, cioè, ti dà un senso di auto potente, forse anche più potente della Però si vede quanto è più brutta rispetto alle auto nostre. Si vede che è un questa auto mi dà all'occhio, mi dice: sono mega potente, ho le super prestazioni. Questa qua mi dice: sono super bella in culo. Sì. Cioè, sono italiano, è un design italiano, sì. Si vede la differenza, cioè,
Si nota. Poi si aveva, oltre la meccanica che era molto sopraffina, questa macchina era anche soggetta a parecchi difetti. Andiamo con ordine, va. Motore V12 trasversale, il rifatto che per come doveva andare, con il cambio messo posteriore, se non mi ricordo male, poi che c'era, aveva, cioè il cambio era longitudinale, ma il motore era trasversale, doveva andare al contrario, quindi si dovettero inventare anche un altro spinterogeno, cioè si inventarono di tutto per fare sta macchina, era come una sorta di banco prova. Poi quando la andarono a mettere su strada, questa dopo una certa velocità alzava il muso, cioè tendeva a alleggerire il muso, che era lo stesso problema che aveva la GT40, solo che il Lamborghini era una macchina del cazzo, cioè una macchina che era una macchina stradale, GT40 doveva correre. Ragazzi, volete intervenire? Che cazzo vi teniamo a fare? Soprammobile? Madonna, allora, dai, forza. Al momento io sono lì perché non sono intenditore sotto questo punto di vista, quindi di questi, quindi o indevitate fa brutte figure, sto zitto. Vabbè, ma allora Marcacci, tanto c'ha il culo parato, perché tutte le figure di merda più alte le faccio io, che non so niente di macchine. Infatti mi limito a fare domande. Vabbè, avvocato, qualcosa da dichiarare? Volevo dire due parole riguardo la cosa lì del film Le Mans del 66. Vai, sparamela, dimmi sta verità. A me quel film non è piaciuto per niente. E io non l'ho guardato, quindi non ne posso nemmeno discutere. Io purtroppo sì. Perché? Perché è pieno di errori, cioè, racconta sì la storia, ma poi lo fa sotto forma di americanata. Cioè, mi fai vedere Enzo Ferrari che va a Le Mans, ma quando mai? Ma Ferrari, vabbè, quella è proprio una cagata allucinante. Però ma ci sta pure un'altra. Ma soprattutto Enzo Ferrari in quell'anno, nel 66, a Le Mans, già gli dava meno peso. Già si cominciava a concentrare più sulla Formula 1. Vabbè, il peggior film di questa serie è quello di Lamborghini. Quello non l'ho visto. Quello è un film squallido. Quello è un film squallido. Quel film che sta su Amazon Prime, io ho cominciato a vederlo, ma dopo un quarto d'ora l'ho dovuto togliere perché era estremamente noioso. E io non guardo i film dal punto di vista di appassionato di auto, dato che non lo sono, ma li guardo dal punto di vista di appassionato di cinema, perché è quello che mi interessa. Quindi dal punto di vista della visione puramente intrattenitiva di quel film, te lo dico pure io che ha fatto cacare, infatti l'ho levato. Perché era soporifero. Comunque mi vado a soffiare il naso perché sto morendo. Ci vediamo fra un minuto. Il film Le Mans 66, sbagliato. Il duello che parte per tutto il film, Countach contro la Mondial. Ma la Countach, la Mondial, la lascia dietro 30 anni. Ma che cazzo di duello è? Ho capito che è una metafora per le quelli che chi va più avanti, chi va più indietro, è una metafora di... Ma che cazzo di film è? Cioè, innanzitutto, vabbè, tu mi metti, come si chiama? Ad un Gennaro Savastano. Solo per tutte le soldi che ti ha girato. Tu mi hai visto fare una casa. Cioè, Don Gennaro... Savastano, come cazzo si chiama là? Fortunato Cerlino. Attore della Madonna, ha fatto quello che doveva fare. Chi cazzo mi vai a mettere dentro il cast? Clementino! Ma che cazzo c'entra Clementino? Ma perché? Com'è? Nel cast c'era... Allora, nel cast degli attori c'era Fortunato Cerlino, cioè Don... No, Don Gennaro, come cazzo si chiama? Don Pietro Savastano. Di Comune. Perfetto. Attore della Madonna, si vede che è di spessore, cioè italiano, sta lì, si vede. E faceva il padre di Lamborghini. Poi che cacchio mi va a mettere Clementino che fa il carrozziere? Bellissimo, no, ma me lo sono perso. Anche dove sta? Sta verso la fine, verso la fine. Stupendo. Oh, una smitragliata di diarrea, eh? Avrebbe recitato meglio. Ma sì, ma che cazzo di cameo?
se metto a Gabriele Brunetti a recitare o a Spizzi, l'amico tuo Spizzi è un attore nato a confronto. Lo sappiamo, infatti lo salutiamo, grande Spizzi, sei sempre nei nostri cuori. Però Fabri, guarda, forse mi hai detto l'unica cosa che mi spingerà a vedere il film, perché anzi probabilmente questa cosa che è appena successa è proprio il motivo per cui l'hanno messo come cameo all'interno del film, proprio per spingere qualcuno a dire ma sai che c'è, mo me lo guardo, così arrivo a vedere il punto dove c'è Clementino. È il motivo per cui mettono persone che non sono attori professionisti nei film e poi succede quello che succede. Vabbè, no, ovviamente... vabbè, vai avanti, vai, che è meglio. Se oh, la tua preferita, la X19. È arrivata la macchina di merda. La stessa idea di un motore messo a calci dietro ai sedili ha generato un'altra macchina che sembra un controsenso. Sembra un controsenso. La X19, assurda a partire dal suo nome non nome, tremendamente sexy con quella linea a cuneo. Le ruote agli angoli della carrozzeria, il motore a urlare nelle orecchie del pilota. Confermiamo tutto, dato che l'abbiamo provata, però per essere una Fiat, insomma. Come dicevano quelli sul video della Giulia, oh, una Fiat del... Dove cacchio è andato? Ma cazzo? Vai, vieni, vai, vieni. Questa casa non è un albergo, Gabriele. Lo so, ma lascio la porta aperta. Che mo ho messo quei pannelli per insonorizzare, se non la chiudo non si insonori, che poi non insonorizzano un cazzo, però almeno riducono un po' di riverbero, ma di questo non ce ne frega niente. Però devo dire una cosa, che tutti, allora, possiamo fare una chiarezza? Dillo. Alzo la luminosità. Allora, vai. Ma Zampo, ma sei online o si è frizzato lo schermo? No, sono online, ti sto ascoltando. Bellissimo. Porca puttana. Allora, quello sembrava frizzato. Come cacchio fai a stare 3 ore nella stessa posa? Ma perché è lui. Sta dormendo. Fammo così, guarda. Buonanotte. Sei sotto effetto di codeina. Sì. Zamboni fisicamente va a 1 megabit per secondo. Non è il segnale che mi arriva. Sono abituato. Dai, ragazzi, facciamo una bella live al buio. Allora, dici... Vai. Noi abbiamo detto nel video la X19 è derivata. Guarda, Fabri, riesco a muovermi. Prima. Bravo! Aspetta. Questo è per smaltire. Bravo! Allora, questo è per smaltire un po' le calorie della porchetta di prima. Va bene, se non prego, io mangio. Tanto, allora, la cosa bella qua, Marcacci. Sei come quello che in chiesa si apre la caramella piano piano. Porca al cinema, quelli al cinema, io non li so. Poi che cazzo ci vai in chiesa? Vabbè. Faccio l'ASMR. Hai finito? Vorrei cercare di dire mezza cosa seria, se ci riesco. Vai. Allora, noi abbiamo detto che il video, la X19 nel nostro video è derivata dalla Stratos. Dopodiché, anche mi piacerebbe fare nome e cognome delle pagine che hanno detto le varie ruglionate. Beh, offendendoci, però voglio sempre dire, se non sapete la differenza tra fatta e derivata, non sono cazzi nostri. Derivata vuol dire, pure se loro hanno preso solo i pianali di quella macchina, è derivata da quella là. Non che una Stratos gli hanno smontato la carrozzeria e ci hanno montato la X19. Ci hanno fatto le cazzate. Mamma mia, oh. Ma ti vorrei far vedere quella pagina sul piede di guerra, scusa. Io sfido così, li sfido. Sei proprio sei un cattivone. Sto facendo una cosa al computer, quindi non posso parlare. Parlate voi, per favore. Adesso io voglio Fabrizio, interrogami Zamboni e Marcacci su quello che hanno imparato finora da questa slide. E chi risponde male lo segna la lavagna, per favore. Che ne conte fa le pettis? Allora, vabbè, raga, voi la conoscete meglio di me, l'ex 19. Non ci siete state a Boiano, però la sapete. Marcacci sicuramente lo sa, il fatto di abbinare quel motore, quel cambio trasversale... Io te dico, mi è capitata la X19, quella lì, versione America. Mi è capitata. Capirai. Vabbè, no, stiamo là, voglio dire, non è che italiana americana c'hanno tutte queste grandissimissime differenze.
No, ti dico, una macchinina, se dici tutto sommato, non è brutta, poi alla fine del santo va bene, è caruccia. Ma io dico soltanto una cosa, discriminata da tanti, ma se non ci fosse stata la X19, non ci sarebbero state le Beta Monte Carlo, non ci sarebbero state le varie 131, vabbè, qualcosa, sì, più di qualcosa della 131 Abarth, della 037, non ci sarebbero state. Questo è un Non mi ricordo, bancarotto. non ci sarebbe stata manco la matra, non ci sarebbe stata. No, è il contrario. Ah, al contrario, scusa, ecco. Se le contrei. Se ne contrae, Sì, merci, più se la sentire. perché il buon Antonello ci impara che Ammazza, oh, l'inglese lo sapete. Antonello ripara, Antonello insegna. c'era praticamente è stata e c'era prima la 530 e poi questa qua o la DJ, la DJ, la Jet, non la DJ. Dai, adesso eloquiate voi, dai. Andiamo avanti. Quindi, l'idea Perfetto. era partita da lontano nel 19... da lontano... Da... Ah, ok, scusa. Madonna, che dislessico. L'idea era partita da lontano. Anzi, ma tu... no, no, ma perché non ci ho pensato prima? La leggiamo con le voci stupide che facciamo la sera. Vai, vai! Vai, rialti G, rialti G. Boh, ci ho pensato. Allora, l'idea era partita da lontano nel 1969, quando per il Salone dell'Automobile di Torino, Gandini disegna una concept car sulla base della 112, è la Runabout, una barchetta a forma di cuneo senza parabrezza che prende molti concetti dal mondo nautico. La forma cuneo sarà il marchio distintivo per le macchine che seguiranno la X19 e la Stratos. Però posso dire una cosa, questa slide sulla Runabout, dato che è un concept della X19, me la mettevi prima. Che cazzo della X19? Ma siete proprio degli incompetenti. Allora, io non vi pago mica per fare degli errori del genere, infatti non vi Gabriele, pago affatto. Vabbè, vai di. raga, Gabriele, al cavallo di Donato non si guarda sotto. No, Ma come era sto il detto? Aspetta. scherzando, sto scherzando. No, ma che... Hai sbagliato il detto. Al donato del cavallo non si appunto, guarda in come? mezzo. Capito? Mamma mia. Vai, 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 vai. Andiamo. Vabbè, la Al runabout. cavallo di pettonato non si guarda tra gli occhi. Non lo so. Vabbè. Ciccio, pettonato era mio zio. Comunque io voglio chiedere alla chat Perché? se sentono la musica di sottofondo. Voi non la sentite ovviamente, però io ho messo una leggera musichetta di sottofondo, un po' così per fare un po' di ambient. Però mi dicono che non si Ragazzi, sente. ma stiamo facendo una live interessante. Perché non c'è Assolutamente no, fatti i cazzi compravendita tuoi, nella zio. chat? No, fermati, non c'è compravendita di auto nella chat. Non si stanno organizzando scampagnate. L'altra volta che si stava organizzando il lunedì in Albis. Quindi Ah, sembra comunque che è ragazzi, vi interessante sta chat. approfitto del momento di ilarità per suggerirvi di abbonarvi, no, per suggerirvi, di dirvi che se vi abbonate al canale non solo ci sostenete, ci aiutate, ci fate pagare le bollette e ci farete comprare la carta igienica, ma a parte queste minchiate, che fondamentalmente non servono a niente, si può anche vivere sotto i ponti, Ecco. arrivati a 60 abbonati, attiveremo il canale di Discord dove, signore e signori, aspetta, qua ci vuole, ecco. Allora, dove, signore e signori, ci sarà la chat vocale che utilizzeremo durante le live per fare insomma, dei bot e risposta con voi abbonati, perché gli abbonati avranno accesso alla chat vocale durante la live, quindi faremo un momento così radiofonico dove... Fabri. Immagina zia Antonello la chat vocale. Mi viene in mente un aneddoto. Antonello, Hai abbonati, detto una ora di abbonati, messaggi abbonati, i soltanto per messaggi quello. vocali. Oddio. Gabriele, limitata. Com'è? Limitata la chat vocale, limitata. Va limitata o escluso Antonello? No, vabbè, no, vabbè, raga, io non posso entrare. Se uno si abbona, credo anche che sia abbastanza capace di autogestirsi, insomma.
Poi le bestemmie sono proibite. Non conosce Antonello lui. Sì, io lo conosco, sì, non lo conosci. Comunque andiamo avanti. Allora parliamo della runabout. Fratello, non va bene il discorso, non è originale. La mia connessione 56k non la regge. Allora torniamo seri, le minchiate dopo. Sì. Allora la Gandini lo riconosci? Gandini, quando metti sti carrozzieri, sti disegni, presso, c'è una domanda. Dimmi. Presso. Professore di Dota. Mannaggia Satana. Un personaggio di fantasia inventato da Fabrizio. Stavo dicendo, la cosa che voglio capire è gli specchietti, ma perché cazzo stanno al contrario? Cioè, perché stanno dietro? Ma non so, specchietti, sono luci. Ah, sono luci, sono fari. Sì, sembrano. No, perché riflettono. Gandini sta fuori di testa, ma non fino a sto punto. Però ha fatto tipo la multipla. Sì. No, però guarda, Gandini con sto stile qua, cioè la Stratos Zero, la Runabout, stiamo là. Però è allucinante, guarda, che sta macchina è stata parcheggiata quanti anni nei capannoni di carrozzieri là, di chi l'ha realizzata. Prima che la ricacciassero per farla vedere, poi alla fine a provare dagli agnelli e farci fare sopra l'X19, cioè... Non lo so, ti fanno uscire fuori di testa queste cose, almeno a me. Lo fanno. No, è allucinante. Perché la forma di cuneo. Poi guardate qua, la forma di cuneo schiacciata, i parafanghi riportati e poi classica gomme grandi dietro e piccole avanti, come se fosse una trazione posteriore. Ma questa mi sa che il motore ce l'ha avanti, non lo so, perché se derivava dalla 112 non ne ho idea, però è uno spettacolo, cioè una barchetta. Mi pare di capire che è allucinante. Fabri, l'hai detto giusto 2 o 3 volte, però non so sicuro se l'ho sentito bene. L'ho detto che è allucinante? No, perciò no, solo adesso. Perfetto, andiamo avanti, dai. Gandini ha letteralmente inventato il concetto di supercar e Fabrizio Muto, e certamente per caso ha creato un altro concetto, l'auto da poster, e non nel senso della lascia ai posteri. La storia dell'esclamazione Countach, stavo ruttando sotto. La storia Countach. Dicevo, la storia dell'esclamazione Countach in dialetto scusate, devo fare il personaggio. Allora, Gandini ha letteralmente inventato il concetto di supercar e certamente per caso ha creato un altro concetto, l'auto da poster. La storia dell'esclamazione Countach in dialetto piemontese la sappiamo tutti, e se no cosa ci fate qui? Ma quando fu presentata a Ginevra nel 71, avranno tutti esclamato qualcosa nella loro lingua. Era tutto pazzesco e al tempo stesso ben calibrato. Dalle prese d'aria Naka a quei passaruota posteriori che celano in parte i canotti montati sull'asse dietro, che tra l'altro erano anche l'unico sistema di assistenza alla guida. Poi, per tenere a bada i quasi 400 cavalli del V12, serviva la testa dell'asino dietro al volante. E grazie a Gandini era perfetta negli anni 70 come nei 90. Trovatemi un'altra supercar così radicale, rimasta in produzione per 20 anni. No, fatelo dai. Io aspetto qua, perché sono più forte della morte. Bella la frase scritta sotto. Se sei bella, sei bella. Se sei bella, sei bella. Anche marrone. È spettacolare. E l'altra con scritto: e se Gandini avesse inventato anche il concetto di a mio cugino, grazie alla lettone Bosozoku,
No, quella Lettone, guarda, è spettacolare. Cioè, la Lamborghini ha prodotto una macchina con un alettone non omologato che veniva venduto, cioè, che veniva montato nei piazzali, bullonato, rivettato, che cazzo è lui, senza che quell'alettone fosse passato, perché quando hanno fatto la puntaccia, Non ce l'avevo la Lamborghini non aveva la galleria del vento, stava pure mezza in crisi. Quindi quella macchina l'hanno provata con quell'aerodinamica, l'hanno provata con le bandelle di lana, i fili di lana attaccati sopra sull'autostrada. bellissimo, Ma bellissimo. è la Lamborghini la mio cugino! Ma infatti le Lambo Zozoku sono la cosa migliore che possano fare, insomma, perché Sì. insomma, tu a mio cuginizi la ditta di auto a mio cugino dalla nascita. Madonna, sa, poi E 400 che ci cavalli. dicono nei commenti? 400 cavalli! Beh, Mamma infatti, mia! oh, negli anni 400. 70, ma stiamo scherzando? Ma poi le portiere a ghigliottina, a Grazie forgia Giovanni ghigliottina. Ragucci per la donazione. La useremo Siamo per appena il trapianto di Fabrizio. trapianto di Cioè, capelli, signori. no, il trapianto di capelli, nel senso, il trapianto di Fabrizio. Cioè, leviamo Fabrizio e mettiamo un altro Fabrizio, capito? Proprio un trapianto totale, solo i capelli lasciamo. Presti mia. Allora, Fabri, questa o te la leggi tu? No, ce l'ho sulla schiena. Aspetta, che voce posso fare io? Perché effettivamente di voci io ne ho fatte poche. Dai, hai fatto 1 miliardo. Cioè? Hai Non lo ha. fatto Borlotte, Fabio Borlotte. Giusto. Poi l'Alfa Monreal, che non assomigliava a nessun Alfa Romeo vista prima e aveva un vuoto. E la CZV16 GT, che ne aveva due. Uno montato di fianco all'altro, perché sì. Anzi, uno montato di fianco, perché? Perché sì, popolo della notte. E perché? Sempre perché sì, quattro fari a scomparsa. Vediamo. Ah, abbassa un po'. Cosa Incluso nel passa? prezzo. La slide. Ah no, scusa, aspetta. Incluso nel prezzo c'era il pantalone a zampa, la camicia aderente da tenere aperta sul petto peloso e i Ray-Ban a specchio. La CZ ricorda. Se sei povero, sei pazzo. Se sei ricco, sei eccentrico. Cazzo, è Gandini. vero. Porca Sembri puttana. la radio caliente giocare in modalità onde medie. Gandini litigò persino. Gandini litigò persino con i capoccia di Chrysler quando si trattò di fare la Diablo, auto col nome più figo e azzeccato nella storia dell'automobilismo, perché era troppo esagerata e doveva essere più sobria, tipo così. Come la Aspetta, SV, Madonna! che cos'è la SV? Lo vedi sulla fiancata della Ah, Lamborghini Diablo gialla? SV, ok. Diablo SV. Ah, c'è anche scritto Diablo SV, dove SV sta per sobria veramente, Sì. parcheggiata nei posti riservati alle auto sobrie. Ma guarda, io ti dico una cosa. Giovanni Ragucci, grazie per l'altra donazione. Al più presto cercheremo di trapiantare Fabrizio. Ma tu l'hai letto? La leggi la chat? Sì, ogni tanto devo. Allora, quello che vedo io, puttana, mi ricordo, mi viene in mente un aneddoto, puttanone. Quello che vedo io è questo qua. Guardate, allora io la chat la devo abbassare perché se no non vedo il resto, quindi ogni tanto la devo alzare. Quindi devo fare per forza così. Fece Ah, pure il quindi tu maxi la devi tu. schermo. Ma scusa, usa un telefonino con il. Ah, no, no, sì, lo puoi usare il telefonino. Un proiettore. Usa Ah, un sì. Bello, telefonino e ti metti la chat là. così ci vedo assai. Scusami, fai così, guarda. Aspetta, Vai mettiamola sulla giù. live, fai così e c'hai la live sul tele, c'hai la chat sul telefonino. Perché non esce niente? Lei ha ragione, perché io non capisco un Grazie. cazzo. Beh, ma io ho sempre ragione, tranne quando non ho ragione. Allora. Chi è che sta? Bello, ma tu ti rendi conto che. Ma ti rendi conto che stai in live? Sì. Sì, volevo vedere se sì, vedi? Sì, aspetta che devo cercare un Fai po'. Come così si e chiama c'hai il. la chat, capito? Tac.
Come si chiama il canale, scusa? I sistemi la situa, capito? Figa! Cioè, la situa dietro tutta. Simone mi scrive: Gabriele, leggi le scritte piccole sotto i credits nell'ultima slide, mi raccomando, non ti preoccupare. Si oh, farà. Ci sta Casa Pappagallo, Agnu. Casa Pappagallo sta facendo le pappardelle, cazzo, mi devo seguire la cosa. E poi si gira i poi si gira i Kinder Pinguì, pirla, capito? E quella passa il governo. Poi si fa le pappardelle alle 3 di notte. Comunque, andiamo avanti. Andiamo avanti? Adesso faccio... Ok, per risolvere il problema ho fatto così. Ho messo il telefonino, quindi adesso devo abbassare il telefonino. Vai. Comunque, allora, qui si parla di tre auto, praticamente. Qui si parla di tre Audi. Di tre Audi, sì. La R8, la RS6 a 300 all'ora. Ci avete presente? Bravo. Vabbè, lascia. Codeina, metanfetamina. No, ma che ancora queste cose anni 90, la codeina. No, la codeina mi sa del 10 anni fa. La benzina. Anni 2000. Figa, mi sono cagato addosso. Che seratona. Di che parliamo? Di che parliamo? Della... Non andate al cesso, che l'acqua c'è. Purtroppo. Parliamo. Parliamo di cacca. Parliamo di macchine. La terza parte, Cantonello ha chiesto a Bianca l'epilogo di questa vicenda. E non se la ricorda, scommetto, Bianca. Parliamo sulle macchine, dopo si cazzeggia sulla cacca. Allora. Ragazzi, allora, Marcacci c'ha la stanza completamente tappezzata di roba sulle auto. L'unica cosa di cui parla è la cacca. Assurdo. Dai, rimetti la slide. Credibile, ma vero. Fammi togliere il carburante della Tesla qua, che ce l'ho tra i piedi. Allora, la prima che ho visto là sopra è stata la Montreal. E si parla della Montreal. Vai, La Montreal è un'Alfa Giulia, nuova Giulia, col motore V8. Che è uno... Allora, è quanto di più accrocchiato si possa trovare sulla faccia della Terra. Adesso ci sarà il mitico preparatore che mi verrà a dire, il restauratore, che è una macchina così. Allora, questa era una macchina che è impostata... Che vuol dire che ti dice che è una macchina così? Scusami, ma che espressione è? Allora, perché non voglio... Mi verrebbe da fare nome e cognome, però ci sta uno praticamente che sta... Ma no, io intendo una macchina così. Non, cioè, che cosa intendi per una macchina così? Non il nome del preparatore, che cazzo me ne frega. Allora, ascolta, la macchina è così. Non si e poi se vogliamo insultare al Gasi, noi lo facciamo, va bene. Ma no, non è Gasi. Facciamo qua, in diretta. Gasi, non è... sappi che tu stai sotto a Fabrizio e muto. Andiamo avanti. Vuoi mettere la slide? Un po' di body shaming, sì. No, volevo fare veramente... un po' di body shaming, tu già sei scemo. Noi di Real Car abbiamo fatto un sondaggio. Vi ricordo questa cosa. Io volevo solo mettere un po' di zizzania nell'aria. Due motori e sopra casi. Allora, come disse la mia professoressa, io penso che comunque scusa, voglio chiudere dicendo che sono abbastanza sicuro che il Gasi, dopo aver sentito questo, penserà di chiudere il canale. Ti prego, non lo fai, stiamo solo scherzando. Proprio. No. Ha chiuso pure l'officina, guarda, per farti contento. Pure allora. sì, chiuso, partita IVA, tutto. Vabbè, vai. Allora, la Montreal era un'Alfa Giulia sotto, col motore V8. Dopodiché, la cosa più brutta che fece è che quel motore V8, che erano praticamente... Molti dicevano che fosse un motore fatto da zero, molti dicevano che fossero due quattro cilindri attaccati insieme. Vabbè, detto questo... fecero sto motore che addirittura aveva l'iniezione meccanica della Aspica, e la potevano fare perché l'iniezione meccanica della Aspica era per i quattro cilindri e la potevi mettere sull'8 perché sono due quattro cilindri. Spigazzi! Spigazzi, non era poco, perché addirittura loro
i sei cilindri, la spiga non la potevano mettere perché non era stata progettata per sei cilindri. Però tutte le persone che tu dirai, aspetta, tu dirai, allora gli eter diranno, gli eter, quindi tu dirai, diranno è un accrocchio, è mezza impupazzata, sembra una muscle car che non ci ha creduto abbastanza. Ma a me mi piace, a me mi piace tantissimo. Tra l'altro, l'ho anche vista dal vivo una volta. Una wappata di macchina. Questo, aspetta un secondo. Aspetta, scusate. L'unica cosa che non mi è chiara, questa l'ha disegnata Gandini. E c'è scritto Bertone. Vabbè, come anche la Stratos, la X19, sì, via dicendo. Erano, cioè, vari suggerimenti. Sì, stava con quella cricca là. Però la cosa bella, sai qual è? È che è una macchina che è sbagliata, nel senso che tutti quanti la vedevano come auto estremamente potente, quindi una supercar, ma di base era una Gran Turismo, quindi una macchina solo veloce, molto bella, comoda, rombo della Madonna. Quando arrivava la Montreal, secondo me, la Montreal se la giocava con la Miura. A livello di bellezza se la stavano a giocare. Però come ci dicono che si chiama Montreal, non Montreal. Scusate, ma la città come si pronuncia? Montreal o Montreal? No, ma credo che sia Montreal. Si chiama Montreal, si chiama questo. Io so che se la città si dice Montreal. Ma non c'entra con la città, evidentemente. Che cosa? Ma se quella l'hanno chiamata Montreal perché è stata presentata a Montreal. Vediamo un po'. Cose, allora, nella stessa cosa, sì, c'ha ragione. Succate! Tutte le nazioni del mondo parteciparono all'esposizione universale di Montreal. Cioè, perché si dovrebbe chiamare Montreal? Oh! Perché sapete l'italiano? Oh! Ma noi non sappiamo l'italiano. Ma andate a prendere un caffè, va a fanculo. Camomilla Fabri. Vabbè, no, niente, volevo sapere qualche informazione, però è stata presentata a Montreal, quindi. Sì, vabbè, ma cominciamo un po' come cazzo ci pare, dai. È una macchina stupenda, vista dal vivo, c'ho una fotografia, ho una fotografia con... la Madonna, nera fa paura. Nera, raga, Frick e Frock, nera, somiglia molto alla Lamborghini... Non la Urraco, o la Maserati, la Bolla. Urra! Scusa, mi è venuto un po' di così. Ma voi vi immaginate sta macchina sotto le mani di zio Antonello? Ancora. Madonna, avvocato! Ma tu, Antonello, te lo sei tatuato? E fortuna, il cervello. E fortuna Antonio, e mi hai detto, mi raccomando, il live, Roberto, non dire niente di zio Antonello. Io cane, è tutto tu, hai detto. Sei tu che hai tirato il ballo la prima volta. Andiamo avanti. Ora Antonello, ci avrò tante di quelle brividi per la schiena, vai. Poi i fanali che non so a scomparsa, sono sempre a scomparsa perché quella palpebra sopra quella palpebra vale tutta la macchina. Comunque scusami, ti interrompo l'ennesima volta, c'è Gabriele Tumminello che è un nostro abbonato e che ci dice che lui è di Monreale, Palermo. E qui mi sembra giusto, quindi ci sta. Monreale, e silenzio tutti. Palermo Docet. E poi Fabri, la palpebra, quella di lì, quando tu accendi i fanali, in teoria si apre. C'è chi dice nei commenti che assomiglia alla Lamborghini Espada, e infatti anche la Espada è stata disegnata dal Gandinozzo nazionale, per quello che forse si assomiglia, non credo. Vabbè, perché ma poi ci arriviamo. È una macchina di merda. Comunque sia, è allucinante perché... È bella proprio. Il fatto, se poi una persona adesso sa che quell'auto deriva dalla Giulia, con la meccanica della Giulia principalmente. Io non lo sapevo, non so un cazzo di queste macchine degli anni 60 e 70. Era una macchina, allora, derivata dalla Giulia, quindi ovviamente se la macchina poi sia stata il telaio, il pianale, la scocca sia stata segata in mezzo, allargata, fatta e detta, Dio solo. Parzialmente scremata. Però so che la meccanica è della, tutta la meccanica è della Giulia. E infatti era una meccanica... Marca, ma tu stai cazzo di caramelle!
Il Toblerone là, che cacchio è? Che cazzo si sta mangiando? Ombrello Fiat. Fai schifo che ti mangi le cose durante le live. Cioè, una cosa... No, è ombrello Fiat. Vabbè, comunque sia. Precisa chi te l'ha trovato. No! Dai, precisalo. No! Sai che fa il simpaticone? Precisalo. Preciso. Allora, lo dici, eh? 35 euro. Capito, Fabri? Fa schifo Marcacci che si mangia le cose durante la live, i torroni. Gli ombrelli. Stato che se sta... Che cazzo sta a mangiare? I duc? No, è uno snack. Uno snack? Un torrone? No, Marie. Che torro. È una barretta energetica. Energetica, ci credo, 8000 calorie. Fai schifo. Fai più schifo dello schifo. Ti sostengo io, Gabriele, va tranquillo. È così, uno snack al volo. Certo. Possiamo andare avanti, mi fate rivedere. Non ci vedo più dalla fame. Favorina. Bello. 2,50 euro di torrone a base di scorza di cacao e merda pura dell'Oriente. Arrivate l'esperto qua, il sommelier dei dolci. Si mangia anche qui a cena. Ma comunque sì. Fabrizio Berdinguer. La mia teoria è che se uno si deve comprare una barretta energetica, la barretta energetica alla fine ti dà le calorie. Se tu devi pagare tipo 2 euro per comprarti una barretta energetica che cuci, è come ha studiato qua. Certo, così. È uguale. E non ti compri una stecca di torrone a 2,50 euro. A sto punto, a 2,50 euro ti schiatti una stecca di torrone da 500 grammi, 860 calorie per centimetro quadrato di prodotto, è una barretta energetica. Perché non prendo questa se la metti nella Montreal, a parte. A 80 centesimi. L'unica cosa volevo rivedere, sì, cercando di tornare seri, che era la CZ. Quella è una macchina che non conosco, perché la CZ io me la ricordo solo sui videogiochi, non ho mai visto una foto, mai una neanche mai ricercata. Sta al pari della Vector. Allora cerchiamocela un po'. Come si chiama? CZ V12. CZ, ma se metti CZ 10, CZ. Ma no, ma mi escono le porcate sicuramente. Ma come ci sono porcate? Come cazzo si chiama sta macchina? Proprio scritto normale, CIZ. Oh, CZ V16T. Ma lo vedi che sei un ignorante? V16T. Allora, CZ V16T. Madonna mia. Non uno dei design più riusciti di Gandini, però. Sembra un pesce, c'ha pure le branchie. Che macchina è? Ah, ma non sto condividendo lo schermo, scusate. No, tienitelo per te, guarda. Da fare invidia la Elba. Comunque la sembra una diavolo. Esatto. Avrebbe dovuto... Allora, mo ci facciamo questa bella lettura. No, aspetta, torniamo indietro che è meglio. Avrebbe voluto rimpiazzare la Countach, diventò una delle supercar più rare di sempre. La CZ V16T, svelata ufficialmente nel 91, avrebbe dovuto essere la Lamborghini Diablo. Il design di questa vettura è lo stesso che Marcello Gandini aveva pensato per l'erede della Countach, ma il progetto fu bocciato, giustamente, in quanto ritenuto troppo esagerato. Infatti la CZ V16, nasce dalla partnership tra l'imprenditore modenese Claudio Zampolli. Ho capito. E il noto Corrente. Compositore Giorgio Moroder. Palamadonna. Così, a caso. Ma che ci azzecca Giovanni Giorgio Moroder con... My name is Giovanni Giorgio, but Erica calls me Giorgio. Stupendo. E Giorgio Moroder. 2000 V16. Ah, ma no, dovrò 60 cavalli. Dovrò cercare di rivalutare la CZ su Gran Turismo 4. Io mai visto da 0 a 100 in 4 secondi e 4 litri di carburante. Economica. Quotazioni ufficiali 200.000 euro.
ma siccome si tratta di una vettura estremamente rara, ci si può spendere anche il doppio. Quindi ho capito che insomma, successo. Praticamente questo qua, capito che ha fatto? Sì, la macchina è stata creata, DJ progettata, fatta e detta, realizzata dalla CZ per Lamborghini e dopodiché non l'hanno fatta più. No, però da lì è andata la Diablo. Non è che è stata realizzata la CZ per la Lamborghini. No. Praticamente è il contrario, la Lamborghini non la voleva più. Esatto, la Lamborghini non l'ha voluta più con il nome di Diablo. Allora lui è andato da sto tizio della CZ e da Giorgio Moroder, così a caso, e gli ha detto: oh, voglio, cacciamo i soldi, la produciamo lo stesso, e l'hanno fatta dalle qua. Alla fine. Ma che c'entra Moroder? Hanno fatto male? Forse sì. Però... tre fette di salame. Che è successo? Non ti sento più. Chi? Ah, che aspetta, devo uscire e rientrare. Ma che... così. Perché hai scritto quella cosa? L'ho cadavrati. L'ho cadavrati. Praticamente quando qualcuno si connette e si disegna... Era certo, non vi sentivo più, non so perché. Ah, io vi sento troppo bene anche. Ma allora, posso dire una cosa? Marcacci sembra Jeff Bezos nel 1990. Madonna, è vero. Quando... Jeffrey Bezos. Born in 1954. No, 64. Dai, sì, facciamo su una di quelle sitcom anni 80. Non voglio uscire, a casa sto bene, qui è tutto quel che mi serve, un figlio nero. Che chi non avete visto i Griffin non capite. Tonino Vella ha ragione in chat. Tonino Vella ha ragione. Moroder aveva i soldi per farlo. Grazie, certo. E ha fatto bene, forse, non lo so. Però di sicuro perlomeno è rimasta una macchina, come dire, una macchina che è esistita, che non è rimasto un concept, che non è diventata un'auto, perlomeno quello bellissimo. Il nostro operatore, quando vieni là, ci giochiamo su Gran Turismo 4. Sì, ci facciamo un gameplay quando saliamo a Tortona gameplay. Ci giochiamo davvero. Vabbè, andiamo avanti. Fumato. Perché ti chiami l'avvocato? Ma che cazzo? No, perché volevo rinominare a te. Ma cazzo si cambia il nome a me? Puttana. Mi viene in mente un aneddoto. Dunque, andiamo avanti. Vi condivido la slide che l'ho persa. Ecco qua. Avrete capito che il nostro sapeva il fatto suo no, aspetta, dobbiamo fare la voce. Che voce facciamo? Istituto Adam, Buio. Adam Camion. No, faccio l'Istituto Buio. L'Istituto Buio. Avrete capito che il nostro sapeva il fatto suo. Tra concept incredibili. Da era spaziale, supercar iconiche e sportive abbordabili, Gandini ha lasciato un segno indelebile nella storia dell'auto. E questo segno ha delle enormi prese d'aria per i freni, grossi cerchi scomponibili e un alettone su cui si può fare un pranzo di Natale. In questa epoca in cui disegnare un'auto diversa dalle altre significa montare sul cruscotto un tablet da 24 pollici anziché 19, non ci resta altro che sperare nasca un nuovo Gandini. Magari nella mente di un ragazzino, che anche se è nato ieri, gira la testa e strabuzza gli occhi quando passa una Renault 5 Turbo o una Bugatti EB110. Il nuovo Marcello Gandini avrà la responsabilità di far tornare un'espressione del genere umano... Il nuovo Marcello Gandini avrà la responsabilità di far tornare l'auto un'espressione del genio umano e della bellezza e della creatività. Dovrà essere appassionato, estroso e sognatore. E possibilmente italiano. Bellissimo. Sembri un'altra persona. Hai visto? È un potere di trasformismo. Bello. Mi è piaciuto sto pezzo finale, un po' sognante. Bravi, siete stati molto bravi. Mancava credere, obbedire e combattere. Ma sì. Oddio, non credo che mai...
Forse non ce n'era bisogno, però vabbè. Allora, ma sotto abbiamo la Stratos. Vabbè, la Lettone barra Lombardo. No, questa è la Diablo. No, questa non è la Diablo. A parte di dietro. Ma no, la Stratos. Ne manco la Kundachi. Che cacchio è quella? Lamborghini Diablo. Dice non è la Diablo. Te lo garantisco che non è la Diablo. Dicetecelo. Comunque sia, la palpe bravesse. Occhio con ciglia e sopracciglia della Miura non si batte, la Lettone, la parte laterale della Stratos e poi pure la... Perché c'è un BMW serie 5M? Ci ha pensato pure lui, questa non la so sinceramente. Vabbè, comunque, la prima è... Allora, a me sembra una Diablo con un ulteriore... Oh, è la Countach. Era Countach, mi sembra la presa così mi sembra quella della Countach, ma è la presa laterale quella che non ricordo la presa laterale così. Non quella superiore, quella sugli sportelli, no, quella sullo sportello è della Countach, quella superiore allora è la Countach, sì, no, sì, è la Countach, ragazzi, è Countach, è la Countach, sì, la sto vedendo adesso, vabbè. Poi c'è la Miura, la Stratos e la BMW. Della BMW non abbiamo parlato. BMW in effetti no, è vero della Lamborghini Spada, ma ce le andiamo a recuperare. Il problema è che io a livello di BMW so che quella era roba di Spada. Comunque ragazzi, perché... nei commenti stanno scrivendo è diventato Real Fascio sta roba qua. No ragazzi, è solo uno sketch, non siamo assolutamente apologetici di nessun tipo, anzi. Mi estraneo, mi dissocio da questo. È lo sketch dell'Istituto Luce che... È nato in quegli anni e quindi c'aveva quello stile, dai ragazzi. E l'Istituto Luce si è estinto nel 1979. Eh sì, orecchio. Fine. Punto. Ideato da Gabriele Brunetti, scritto per Real Car da Simone Ternelli e Luciano M. Siena. Attenzione, leggere, ascoltare o guardare contenuti di Real Car nuocerà sicuramente alla tua salute. Un'esposizione prolungata può indurre effetti collaterali indesiderati, tra quali è cattiva di Madonna, stavo cercando di fare la voce della pubblicità. Un'esposizione prolungata può indurre effetti collaterali indesiderati, tra quali tachicardia, secchezza delle fauci, aerofagia, estrema caduta dei peli superflui. Areale in locale prima, dopo e soprattutto durante le live del mercoledì. Non... Cazzo, non leggo. Sono cose in mezzo. Non so stare del raggio d'azione dei veicoli condotti da Fabrizio Iannetta. Bellissimo, stupendo. Avete fatto un capolavoro. Comunque, Robè, ti dico una cosa. Sembri un nerd che sta per aprire un porno e segarsi, perdonami. Scusate, ma c'ho il culo quadrato, non ne posso più. Allora, Gabriele Brunello. Allora. Comunque no, aspetta, voglio ringraziare ufficialmente in diretta Simone Ternelli e Luciano M. Siena. Grazie ragazzi, avete fatto un'opera d'arte. Sicuramente, secondo me, si può ripetere questa cosa con altre tematiche. Sì. Siete stati allora... molto. No, veramente. Molto bravo. Vabbè, molto, senza molto. Allora, avete fatto un lavoro di merda. Perché questa è la logica di Gandini. Sì, allora ne faremo una ragione di merda. Avete fatto un lavoro di merda. Che poi sai chi mi ricorda sta cosa? Ma tu te lo ricordi quel tizio che professore andò Columbo di moda l'anno scorso che faceva come aspetta che diceva una cosa, diceva il Sambucone Molinari. C'è presente? No. Scappare sta farmacia. C'è la Sambucone. Aspetta, allora te lo faccio vedere. Io ti posso dire. Io ti posso dire la cosa là che mi sembra Andrea Camilleri. Aspetta, ecco. Tutta gente che fumava pochissimo, che avevano una salute. No. Gandini non aveva. Ma chi è sta roba? Si sente? No. Allora aspetta, lo devo mettere su Chrome, mannaggia la puttana. Ah. Mannaggia il Chrome. Mi viene in mente una Io c'avevo un professore. Professore, guardate che non si può fumare in classe.
E chi l'ha detto? Stava sotto al cartello, vieta tu fumare. Aspetta, senti questo, senti questo. Condividi l'audio e dai, perché non... Mannaggia la puttana, perché non me lo fa fare? Entero germina. C'è questi errori tecnici, eppure sono diventato efficientissimo. Ah, Daniel Lex, zio Tibia. Daniel, c'è un problema, io zio Tibia... Me lo ricordo e non me lo ricordo. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Sei pronto? Sei pronto? Vai, va. Mi scusi. questa. È il tambucone Molinari, ce l'avete curativo? È una medicina, tambucone Molinari. Tambucone Molinari ce l'abbiamo. Scappo via sta farmacia, andatene via. Volete far morire la gente voi? È il sambucone Molinari. Yahoo! Bellissimo. Ma che cazzo è? E sembra che parla a rallenti, ma poi hai visto come cazzo va? Bellissimo, bellissimo. Ce l'avete il sambucone Molinari. Ma che volete far morire la gente? Scappo via da sta farmacia. L'hanno pure intervistato, tra l'altro. C'è anche un'intervista. Scappo via, ma chi volete la morire? E in realtà è simpaticissimo come, si, come tizio. Sì, che poi se tu guardi è così. Sì, 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 tutto sminchiato. Bellissimo, un grande. E Simone mi ha scritto in privato che sto saltando alcune slide, ma non mi sembra sì, veramente l'ha scritto due ore fa, ma vabbè. Lo so, no, era solo una riga, ok, vabbè, bellissimo, benissimo. Scusami Simone, non me ne sono accorto. Sternelli, però... scusaci. Vabbè, allora, vogliamo vedere però le auto da Elio. Madonna. No, devi ripetere che ho tossito. Ma guarda, non l'ho capito manco io quello che cazzo ho detto. Allora, poi metti un secondo Minchipedia e vedi le macchine da Cristiano che ha fatto Marcello Gandini. Macchine allora, da essere umano. Marcello Camion! Che cazzo Gandini? Se Gandini avesse partecipato a quella scena. Ma c'è lo camion! Cazzo di brava! Sambucone Molinari! C'è Sambucone Molinari! Sambucone Molinari cura il Sambucone! Oh, come è uscito! Sambucone Molinari! Vabbè, andiamo avanti! Vabbè, ha fatto la Bix! Allora, allora. La Bix! Montreal! Carabo! Bix! Era una serie 5. Aspetta un secondo. Serie 5 e 12. Ma davvero? Ma che cazzo? Ma scusa, ma quella macchina non l'abbiamo fatta la E12. Mettila un secondo. Ma no, ma non l'ha fatta Gandini. Ma stiamo scherziamo. Oh, sta dove scritta là. Vai sopra. BMW, la BIM, pare chiaro, no? BMW, serie 5 e 12. Ah, l'ha fatta Gandini. Aspetta che condivido la schermata. Ed è quella macchina proprio. Ed è proprio quella. Cioè, noi abbiamo fatto questa macchina, non è a dire che. Ma voi tante volte noi nel video l'abbiamo pure detto che l'ha fatta Gandini. Ma io mi ricordo, ma io mi sembra. Aspetta. No, aspetta un secondo. Io, ma sicuro no, aspetta perché qua c'è qual quadra che non quadra, porca quadra. No, io mo vado a ricacciare il plot della BMW. Allora, mo me ne vado su YouTube e mi vado a vedere un mio video, così mi demonetizzano perché sto trasmettendo un contenuto coperto da diritti d'autore, ma i diritti d'autore sono miei. Vabbè, quello è come quando parcheggi davanti al tuo passo carrabile, prendi la multa lo stesso. È bellissimo. Porca truzza. È in colla, che incollo, che cacchio incolli, allora te trovi e sostituisci. Bellissima la parte dove abbiamo fatto Noaro, stupendo. Ele Noaro, la partita di oggi è
Allora. Il campionato del mondo del segmento D, ricordando a tutti che la BMW attacca dalla mia sinistra alla sua destra, dove c'è il resto del mondo automobilistico. Nel 1970, per essere più precisi, 70 e un po', BMW deve rinnovare la sua vecchia New Class e lo fa mettendo le mani su un prototipo a firma italiana, la BMW Garmin. Vedi, questa qua. Questa è da dove... Vai avanti. Facci ballare, no, ma senti, per sto bene. Canale sembra affidabile, insomma, sembrano abbastanza. È partita la musichetta di un video porno, Marca. Cioè, questo è Antonio che si è crashato il telefono, cazzo ha fatto. Da un tizio che disegnava bene, raccattato quasi per strada, Marcello tutto. Gandini, il padre della Lamborghini Countach e della Miura, insomma, una robetta da niente. Sì, l'abbiamo detto, Fabrino, ti sei autoscordato. Vabbè, l'età. Sì. Le tasche del pantalone, proprio quelle soprattutto, quando vengono a mancare. Mamma mia. Andiamo avanti, torniamo alle macchine. L'avvocato? Si è buggato. Vai sulle auto che sta facendo, perché ha fatto. Allora, non mi ricordo chi è che fece la Renault 5 e le cose là. Santo Dio, e fece la parla di Gandini. Parliamo di Gandini, non ci caga il cazzo. Ma non mi ricordo, guarda quando ti vengono i Lapus Freudianus. I Lapus, sì. Il famoso Lapo Elkan. Un cactus. Quando ti vengono i Lapo Elkan. Ti è venuto un cactus. Ma che cactus? Vabbè, la carabola fatta lui, non l'ha fatta quello scemo là. Quello scemo. No, scherzo. Allora, ma io mi ricordavo, te l'ho detto, Carabo, Iguana, che me l'hanno detto dalla chat, perché non me ne ricordavo, no. Eppure ci sono stato al museo di Arnese. No, perché qualche pirla prima aveva scritto che la Carabo l'aveva fatta a Giugiaro, invece no. È il contrario. Mi sa che ce n'erano tre, Pininfarina, Bertone e Giugiaro, quindi Gandini e Giugiaro. Ah, comunque allora, ragazzi, scusate, un attimo di... Olè. Allora, un attimo, annuncio ufficiale, riapro il topic, perché l'avevo chiuso per motivi di praticità. È aperto in questo momento la sezione domande e messaggi live sul gruppo di Telegram. Se il nostro moderatore gentilmente ci mette il link al gruppo di Telegram nella chat live, invito a tutti quelli che ancora non l'hanno fatto, che non lo sanno, di entrare nel gruppo Telegram. E in questa sezione domande, sono aperte le domande e i messaggi live, così rispondiamo un po' a qualcuno, anche perché qui i messaggi sulla chat ce li perdiamo. Quindi per... Antonio Petrosino ha detto giustamente, ma chi vi vedete, quegli scemi di Alcar ignorate, ma infatti li abbiamo tolti subito. Cioè, non so chi sta parlando, assolutamente. Parlano male della mia Delta, della mia Bambina. Comunque... Volevo concludere questa con il dire che non lo so, mi sono scordato, vaffanculo. Che devo dire? Il top. Niente, ragazzi, c'è la sezione aperta su Telegram. Entrate su Telegram e scrivete nella sezione messaggi e domande live. Se avete messaggi e domande da fare, così rispondiamo. E lo scemo del villaggio che si conferma tale scrivendo cosa che potete fare anche qui senza romperci il cazzo. Però ho appena detto che i messaggi sulla chat vocale di YouTube ce li perdiamo. Se scrivete nella sezione, io pure dopo un'ora li trovo là, no? Che cazzo. Insomma, manteniamo la calma, non c'è bisogno di esacerbarsi. Ma l'avvocato che fine ha fatto? Io ho detto riavvia il telefono. Riavvia il cervello, mi sembra giusto. Puoi rimettere un secondo le macchine, perché io da Vikingpedia ho visto delle robe allucinanti. La Isogrifo 90, quella è una gran macchina, ma non me la ricordo. Robè, è bellissima. Oh, allora, guarda la Carama. Oh, questa è uguale alla Montreal. Guarda l'acqua, questa è uguale. Ma con l'unica differenza che questa fa schifo. Però no, sì. Allora, questa è una cozzaglia veramente. A parte che c'ha le prese d'aria sul cofano, che sono le prese d'aria laterali della Countach.
Vabbè, ma quelle l'imbocco della presa d'aria, quello è un disegno aerodinamico che serve come invito all'aria, quindi le troverai su tutte le auto di tutto il mondo. Comunque c'è Simone Ternelli che non so per quale cazzo di motivo sono 20 volte che chiede a Fabrizio di fare una solo veloce di Fear of the Dark degli Iron Maiden. Ma che cazzo c'entra? Fallo. Ma state fuori di testa. A parte che non manco l'amplificatore, la scheda audio non sta attaccata. Ma poi Fabrizio non viene pagato per questo. La SIAE a lui non lo paga. Quindi diciamo le cose come stanno. Ero io che pagavo la SIAE. A me l'innocente dovrebbe pagare. Attenzione, allora abbiamo due domande interessanti. Quella di Lorenzo Bianco, che è il nostro moderatore, ci rispondiamo dopo perché non è meno inerente, ma ne abbiamo due più inerenti. Allora, innanzitutto voleva sapere il torrone che si è... Gianluigi, il mitico Gianluigi, voleva sapere il torrone che si è mangiato, divorato, Gabriele, di che marca è? Raga, non voglio fare sponsor perché non mi pagano, però... La marca è Lidl, è stato comprato a Lidl. Poi, inoltre, vi dico una grande verità, attenzione, questa è una furbata. Perché... la vita. Questo qua io non l'ho comprato. L'ho rubato. Presente nella busta della spesa di mia zia, che mi ha chiesto di salire la busta della spesa per le scale. E ho furbamente prelevato un campione di prodotto dalla sua busta per assaggiarne la bontà. Per far sì che lei non incorra in rischi di mangiare prodotti non di qualità. L'ho fatto solo... L'hai rubato davvero? Assolutamente no, l'ho fatto solo per... Ma sei un pezzo di merda, ma ti ha detto di portargli sopra la spesa. E io l'ho fatto, l'ho fatto. Beh, ovviamente... Ma che vergogna sei? Ma no, l'ho fatto per la sua gioia, l'ho fatto per la sua incolumità. Metti che questo non era buono, si mangiava una cosa che non era buona, Fabri. Sei un uomo di merda. Ma non capisci, non sei sensibile, non ti manca la sensibilità. Tu ci tieni a tua zia. C'è la tariffa a spesa, no? C'è la tariffa del portavia. Non ho capito. C'è la tariffa. Sì. Io sì, c'ho la tassa. Da pagare. C'è la dogana. Un dazio, scusa. Io ti... L'hai dazzata. Eseguo un servizio in cambio di un bene materiale, dolciario. Comunque, ritornando alle cose serie. A proposito di BMW, dato che stiamo parlando proprio della M5 e 12, no, della serie 5 e 12, Fabrizio deve raccontare la M5 nel fosso a tot chilometri orari. Che cosa hai? Che c'entra, mo? Ce l'hanno chiesto. Chi è quella merda d'uomo che l'ha chiesto? Lo voglio nome e cognome. Adesso parli però, eh. Adesso ci parlo. Ma perché Marca, perché l'avvocato è connesso ma la sua videocamera è assente? Forse sarà il cesso. Ah, risulto connesso? Ah, puttana. Con 5 miliardi di tentativi. Io pensavo di essere qua che perdo il bar. Fai l'uomo invisibile. Mi sono perso l'occasione di farci sentire lo scarico del water closet. No, ma non sto accesso, è proprio... Madonna, raga, per favore, non parlate di successo, perché mi viene veramente una grandissima voglia di eseguire la cacazione. Andiamo avanti. Vabbè, fare una live in diretta. Tutti dal cesso. Allora, praticamente eravamo sempre io e il compare in questa famosissima concessionaria. Lui essendo il nipote, scroccavamo la macchina forse più grande e più bella che c'era, che era questa BMW M5 blu full power, 500 cavalli senza limitatore, con più cavalli. E andammo un giorno, stiamo parlando di più di 20 anni fa, qualcosa come il 2001-2002, partimmo dalle zone di Isernia fino ad arrivare a una rettifica che stava a Cassino. E quando tornammo da Cassino verso Isernia, il compare dimenticò il portafoglio. All'andata guida io, all'andata guidò lui, al ritorno guida io, alla riandata a Cassino guidò lui e al ritorno pure guidò lui, perché può sembrare strano, ma io sono un tipo che scarica facilmente il volante a qualcun altro. Marcacci nel frattempo è passato by night. Parla lo stronzo che non mi ha mai fatto guidare la sua tema. Maledetto bastardo.
Io penso l'ho guidata, l'ho anche danneggiata, quindi però di me non si fida, capito? La dualità della Di me si è fidato, ha sbagliato, vedi? È stato bellissimo, Gabriele, è stato bellissimo, Antonio. Io faccio sul cancione naturale, ma sei sicuro che ci passi? Guarda che non è la tua tema, la conosci la macchina? Sì, 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 perfettissimo, ho preso le misure, vai tranquillo. Boom. Frusciata. Ma la cosa bella, cioè lui c'ha la tema turbo 16, io c'ho la tema turbo 16. Non è che potevi, hai messo la macchina a mano a un altro. Stiamo uscendo fuori dal seminario, finisci di raccontare per favore questa storia che poi torniamo alle macchine di Gandini. Okay. Che qua ci dobbiamo ricordare Gandini. Allora, siamo tornati da questa rettifica di Cassino. Io stavo sul lato del passeggero completamente sbragato in quei bellissimi sedili di pelle. Compare mi fa, vogliamo vedere quanto fa sta macchina? Ma dai, ma lascia sta, ma siamo quasi arrivati. Vabbè, ma tanto questa ci mette subito a arrivare. Volevamo vedere se sta macchina effettivamente toccava i 300 orari, ma in un posto dove non ci puoi andare a 300 orari. Madonna, ma come cazzo mi viene? Lascia perdere. Tu stai parlando di uno che faceva ste cose. Butta tutto giù, passa un rettilineo, passa una galleria, quando ci ritroviamo sul rettifilo c'è una pompa di benzina, da questa pompa di benzina si rimette nel verso, dalla pompa di benzina esce un camion, si reimmette in senso contrario, quindi col muso che punta nella direzione giusta si rimette nel lato opposto, noi lo vediamo da lontano, ma Marco, già... perché spendo le luci? Ho detto, by night. E perché, no, bello, perché l'avvocato non si vede il video? È by night. Perché lui era scuro. Ti ho capito, però avvocato, così abbiamo un riquadro vuoto, cioè siamo a tre persone, c'è un riquadro sprecato. Non è colpa mia, ci ho provato 5.000 volte a entrare qui in live. Non è il tuo problema, non si vede la videocamera? Non lo so. Ma l'hai attivata? Non l'hai attivata? Qui mi dà videocamera. Dai, qualche tasto che probabilmente hai premuto per sbaglio. Anto, fa una ficenda, esci e rientra. Ancora? No, ma non solo. Un'altra volta. Aspetta. Dai, ascoltami un secondo. Disattiva elimina tutte le schede del browser che hai aperto sul telefono. No, c'è solo questo. Esci e rientra. Mannaggia la maglietta. Spegniti e riaccenditi. Ma sì, tu però, no, faccio il resto di fabbrica. Dai, su. Eccolo, vedi. Fai a picce e sputa. Come zio Antonello. Eccolo, vedi. Madonna, il prossimo il nome di zio Antonello invano è bannato dal canale. Guarda, sei stato tu adesso. Bannato da YouTube. Stato tu. Addirittura. Allora posso finire sta stronzata? Mi viene in mente un aneddoto. Noi partiamo, arriviamo a circa 260-270 km orari, imbocchiamo, usciamo da quella galleria, da questa pompa di benzina esce fuori questo camion che riforniva le pompe di benzina, si rimette al contrario, noi tiriamo a quella velocità, i mezzi si avvicinano subito. Tiriamo una frenata della Madonna, cioè lui tira, sai quando tutti, io mi punto coi piedi sul pianale con una mano attaccato al pannello porta, sul bracciolo, mi metto completamente in posizione perché già avevo capito come andava a finire, sai quando te lo senti che come finisce la storia? Il compare o mi infilo sotto al camion oppure cerco di evitarlo, ma non era possibile buttarsi sull'altra corsia, quindi l'unica cosa era che al lato della strada c'era lo scolo dell'acqua e dall'altra parte c'era il muretto con la ferrovia, lui si butta direttamente nello scolo, ci facciamo non so quanti metri, 200-300 metri nel fosso, siamo entrati a 240-250 e entrati dentro, iniziamo a perdere velocità, scintille, terra che si alzava. A un certo punto vediamo che, ringraziando il Padre Eterno, alla sinistra passa il camion, cioè il camion ci passa a fianco, quindi l'avevamo evitato, ma avevamo una macchina nel fosso. E vabbè, sai, la tua mente dice vabbè, ci fermeremo. A un certo punto quello scolo dell'acqua, senza senso, c'è una sorta di pavimento di cemento che non ha senso, una sorta di ponte, non aveva senso quel ponte là.
Se non ci fosse stato, ci saremmo fermati metri dopo. Invece qualcosa c'era. Prendiamo un colpo. La macchina, per tanto forte che è il colpo, perché il contachilometri si è fermato a 160 km orari, la macchina si rialza e di culo si gira e va a finire un'altra volta sulla strada. Per aria, quella macchina si sollevò dalle persone che avevano visto dalla pompa di benzina che stavano là vicino, dalla Comofor, quello che era, si alza e se la macchina si sarà staccata di un metro e mezzo da terra. Io mi ricordo sotto... Ah, quanto è bello! Quando l'ho visto, quando mi ricordo che quando ero in aria, ho sentito il compo... Adesso non c'hai il microfono, avvocato. Vabbè, finisci la storia, poi pensiamo all'avvocato. Io avevo... Con la coda dell'occhio vedevo il compare che stava attaccato allo sterzo con gli occhi sgranati, che fece soltanto... disse solo questo. O era per il colpo che prese. Grazie, spararono... sotto shock come minimo. Spararono gli airbag. Quelli... la macchina riatterra, fa altri metri a marcia indietro e lasciamo la cosa come stava. Io quando uscì dalla macchina, perché vennero le persone, le cose, il mio ginocchio destro, che ancora mi fa male adesso quando cambia il tempo, era finito, aveva sfondato il bauletto porta oggetti, l'avevo sfondato con una con l'altra mano avevo in mano la maniglia della porta, la maniglia quella dove mi stavo reggendo, avevo il pannello in mano. Madonna. Se l'avevo completamente sganciato. Uscimmo dalla macchina, io non mi vergogno a dire che un altro po' mi ero letteralmente cacato addosso. Non mi ero cacato addosso, ma ci mancava pochissimo. Ero sotto shock perché un colpo così a quella velocità, ero sopravvissuto. Avevamo le cinture perché c'era la patente a punti, ste cose. L'avevo appena presa la patente e non volevo perdere punti. Quindi avevo la cintura e me l'ero salvato. Mi ricordo che quando nel colpo l'airbag era esploso e io gli occhiali mi si erano piegati in faccia, avevo il segno degli occhiali. La cosa bella quale fu? Facemmo tutto quanto, la macchina venne presa, venne rimessa sul carro attrezzi. In quel momento abbiamo dato il peggio a mio cugino. Cioè a mio cugino, capitolo 11, siamo io il compare. Abbiamo fatto mettere... la macchina sopra il carro attrezzi, l'avevamo fatta mettere nei box che non avevano le finestre, quindi quelli scuri sotto la famosissima concessionaria. La macchina viene tirata giù, viene messa sotto e viene praticamente, l'avevamo lavata. Allora voi immaginate, due, dopo aver firmato il rapporto dei carabinieri, che lasciamo perdere quella trafila, doloranti, perché dopo era iniziata a passare l'adrenalina, quindi tutti i dolori avevamo noi, la cagarella a spruzzo che non si capisce, con l'idropompa, pulire la... cioè, avevamo pulito la macchina senza motivo, perché era piena di terra comunque, sfasciata, un frontale ormai inesistente, il sottoscocca piegato, la parte laterale destra che era completamente ammaccata, tutta sgranata. Rimettiamo quella macchina sotto il box, in un posto dove sapevamo che si andava a parcheggiare quello là che aveva il tizio anziano che stava per andare in pensione, che portava il carro attrezzi. Questo qua non lo sapeva, voi bastardi già lo sapevamo, rimette senza guardare dietro, rimette il camion a posto, prende la macchina, la finisce di schiacciare di culo contro il muro. La macchina completamente scassata, era rimasto un lato sano, uno, basta, è sinistro. Dopo un po' torna il proprietario, lo zio, e fa, mi chiami un secondo Marco e Fabrizio, Ale. Arriva questo qua e dice... chiudete la porta, Ale, chiudete la porta. Chiudete la porta, sentite. Raga, avete visto che è successo l'M5? Sì, lo sappiamo, perché poi quello era il coglione che non aveva capito, che sapevano tutti, cioè c'era la sua azienda là che ci aveva visto, il benzinaio, gli amici, mezza esernia che ha sentito la botta, era l'unico che non sapeva niente. È come quando tu volevi prendere per culo i tuoi genitori, che ste cose le avevano fatte prima di te. Quindi fatemi capire, sapete tutto quanto. Sì, vada la disgrazia, quello l'ha presa, l'ha acciaccata con il carro attrezzi, sai, è vecchio, deve andare in pensione. Noi delle merda, avevamo appena buttato in mezzo una concentrazione. Sì, faceva soltanto sì. Però sapete, il rapporto dei carabinieri dice che sta macchina è entrata nel fosso. No, sì, ma quello è quello col coma, dai, si vede. Se è come dici tu, si alza così lentamente...
si alza. Perché cazzo la macchina sta sfasciata su un fianco con la terra, quella. Inizia. Il compare di soltanto una cosa. Calma. Zii, e sui misteri della fisica. Erano saltati 200 milioni di macchine, 200 milioni. Vabbè. Lo zio sapeva tutto quanto. La fece aggiustare, fece carte false, perché quella sua macchina personale che ancora mi sa che l'ha venduta da poco, mi hanno detto 36. Che cazzo è? Sono stato io. Ho cliccato. Vabbè. Arriva, scusa, vai. Arriva a un certo punto e fanno le cioè, aggiusta sta macchina qua, l'hanno venduta poco tempo fa 36 mila euro. Vabbè, aggiusta sta macchina ridotta a lattina praticamente di Coca-Cola irritata con le mani. L'aggiusta sta macchina, mio fratello anni dopo va a lavorare in questa concessionaria, dice: Fabri, mi hanno mandato al secondo piano a lucidare le Ferrari e c'era anche un bellissimo BMW M5. Blu, sì. Ma c'aveva i cerchi, che la macchina tutta bella, è intonsa, bellissima, dentro e fuori. Ah, detto, veramente, dentro e fuori. Sì, pure il pannello destro. Sì, troppo bello. Però c'aveva quei cerchi tutti mangiati. Ma i cerchi soltanto destri, giusto? Sì. Dissi: andò, siediti, ti devo raccontare una storia. E gli racconta questa storia qua. Dissi, non ci credeva. Senti, cioè, ci sono altre domande. Una domanda per Marcacci, poi libero di rispondere oppure no. Di chi? Dove ha rimediato le bandiere? Ci chiede Mr. Glitch. eBay. Bello, chi gliela ha rimediate? È la vera domanda. Una domanda per l'avvocato. Air care, punto di domanda. Eh? Air care. Air cazzo. Voglio sapere la tua hair care. Hair care. E che hair cazzo? Care. Capelli. Ah, capelli. La tua cura dei capelli. La pronuncia di Gabriele. Io, proprio qua. Non sappiamo l'italiano, figura dell'inglese. Vabbè, voglio sapere la tua routine di hair care. Ok, si pettina con i rami. Ah, questo è un parrucchino. Ah, okay, scusa. È il gatto di Conte. Scemo io. Esatto, posso andare? Questi sono andare segreti di real car che non si possono sapere. Allora, Fabrizio se ne va a pisciare. Io a questo punto scommetto che l'ha fatto Domenico Carlo su quella domanda, vero? Proporrei di fare 5 minuti di pausa in modo che abbiamo tutto il tempo, tutto il tempo di Fabrizio. Sì, vabbè. Ci vediamo fra 5 minuti, ragazzi. Metto il timer e ci vediamo. 5 minuti, dai, vado a pisciare anch'io. Vabbè, buonanotte. Pure. E niente, raga, il timer non lo riesco a mettere. Si è, Fabri, si è... non andare al cesso che manca l'acqua. Ho una tonnellata d'acqua sotto, ho una cisterna da una tonnellata sempre piena. Baffa. A frate, buca la cisterna, curi dal caso. Non è originale Alfa Romeo. Attenzione, ci vuole... si è levato il timer. Ci vuole la cisterna in Eternit che contiene tutte le perdite. Zambo, ma com'è il fatto che è andato a chiedere a Bianca? Ma si può dire adesso? O siamo ancora in live? Siamo in live, ragazzi. Ah, no. Il problema non è tanto quello. Il problema è che la girava anche... Vabbè, dopo ne parliamo. Appena... Sì, ormai, no. Ne parliamo prima. Non riesco a far partire il timer, mannaggia la puttana. Later.
niente, non ci riesco. Allora, raga, io vi abbandono perché devo andare a buttare una cagata. Raga. Bene, la facci duri. Ma metti, ma metti offline, facci fare una pausa. Ma ci ho provato, il problema è che non riesco a mettere il timer. Oh, zitto, che forse vedo qualcosa che sia andato. No, faccio così, provo a mettere una scritta, mannaggia il cazzo, mannaggia. Sì, ma disattiva i microfoni, perché sennò non abbiamo fatto niente. Sì, torno, disattivo, dopo però. Torno subito. Porno subito. Oh, non ci riesco. Out of time. Vabbè, comunque, raga, dopo questa pausa non effettuata, io direi che sia arrivato il momento di spararci un bel giocone. Un bello ufufu, che ce l'ho già preparato. Di che si tratta? Gioco. Grazie. Cosa trattasi? La miglior supercar d'epoca. Una selezione di capolavori. Fai l'accesso. Voglio quei 400 punti. Cazzo, c'hai ragione. Dove è l'accesso? Aspetta, fammi interrompere, sennò si sgama tutto e poi ci hackerano. È come quando vai al bancomat e c'è il bancomat stronzo. Inserire la password, inserire il codice, il numero 9969. Ma quando mai? Il bug, allora, del bancomat. La miglior supercar d'epoca, una selezione di capolavori su ruote, il sogno proibito di ogni appassionato. Andate, Tarnelli! Vai! Simone Ternelli sta carriando le nostre live. Cioè, Ternelli si è licenziato da dove lavora, se lavora, per fare le cose a noi. È un glande, sei un glande, Ternelli. Vabbè, io onestamente credo che essere pagato in scamorze affumicate al Sofim sia più che dignitoso rispetto a una busta paga contando di tredicesimi. Poi però, non lo so, fate voi. Potrebbe sbagliarmi. Comunque, partiamo subito tra BMW M1 e Jaguar E-Type. Però, ragazzi, ci vediamo fra 5 minuti perché mi sto cagando sotto. Si sta cagando addosso. Ci vediamo dopo. Vi lascio. Allora, facciamo così. Vi lancio una sfida. Per questi 5 minuti non dovete parlare di zio Antonello e dovete tirare fuori un argomento che sia interessante per gli spettatori. Lo tiro fuori subito, guarda. Ragazzi, scusate una cosa, lui ci ha detto che non si può parlare di lui. E attenzione, no? Insomma, non ha detto che non possiamo mettere foto. Telefonino, me lo porto al bagno e vi seguo, quindi so tutto quello che fate. Ma che cazzo! Dai, Fabri. Raga. Portatevi il telefonino, andiamo tutti al cesso. No, ci sediamo solo sulla tazza, vai. Io faccio l'accesso alla tazza. Ma perché? L'accesso dal cesso. No, sono una persona dignitosa, non lo faccio. L'accesso dal cesso. Mi avete lasciato da solo in live, siete dei bastardi. Eccomi qua. Aspetta. Oh, e girati. Oh, aspetta che lo metto così. Ma perché non si gira la telecamera? Oh. Quindi adesso cerchiamo tutto quanto. Cerchiamo qualcosa da dirci, perché potrebbe essere problematica la cosa. Gabriele, ci stai odendo? Niente. No. È spettacolare comunque questa storia. Gira il coso, Robert. Gira il telefono, mettilo di fianco.
Allora, quindi ha detto di non parlare di zio Antonello, quindi noi che cosa faremo? Possiamo mettere delle foto, dei video riguardo lui. Cioè? Se lui ha detto che non si può parlare di lui, possiamo mettere sempre delle foto. Ecco, si è glitchato. Che spettacolo! Guarda, è allucinante. Ah, senti, che c'è so c'hai, Marca? Che c'è so c'hai? Pozzi Ginori, che c'hai? Ah. Ma chi è che c'è il ritorno? Siamo noi. Come cazzo facciamo a essere noi? Cioè, siamo tutti in accesso? Sì! Tutti dal water? Sì. Esatto. Allora rimango qui solo per aspetto lo screen degli amici. Ah, però non si vede. Zamboni, perché non sei accesso? Arrivo subito, dai, ho capito. Esatto, no, dai! Aspetta che... Lo metto meglio così. Che sta al bagno, perché è un bagno sotto un doppio tetto qui, quindi tu devi stare veramente attento, che se non sia mai ti alzi di scatto prendi anche un trauma cranico, però non puoi cagare addosso che già hai fatto. E raga, io approfitterei di questi 5 minuti per cacciare un bel aneddoto, una intestinal story, così siamo nell'ambiente adatto. Ma che cacchio ne so, mamma mia, io non lo so, raga, ditemene uno voi, fatemi partire, perché se no... Non lo so, allora, a me di recente cosa mi è successo di... La pizza di merda che ti sei mangiato, la pizza di merda! No, vabbè, ma non era un'intestinal story, è stata solo quella che è una classica storia da sabato sera di merda, che è improponibile. I soliti sabati sera, sai quando ti succedono quelle cose che sai che andrà tutto a puttane, però lo fai lo stesso perché non puoi fare altrimenti, cioè se no stai a casa da solo. Madonna. In pratica mi organizzo con i miei amici, mi mandano un messaggio nel gruppo che abbiamo noi per organizzarci e andare in pizzeria, dove dicono, vabbè, allora raga, e chi vuole andare in questo posto a Campobasso, che è una pizzeria che a me piace moltissimo, di Campobasso? Allora io tutto casato penso, ah, che bello, finalmente si propone un bel posto dove andare a mangiare, allora dico di sì, e pure tutti gli altri dicono di sì, allora ok, perfetto, siamo in 6, si prenotano per andare a questa pizzeria che a me piace tantissimo. Quindi io sono contento perché so che andrò a mangiare a questa pizzeria buona. E andiamo a questa pizzeria, scusami, fast forward a 2 giorni successivi, e una di queste amiche viene vicino a me e mi fa, Gabriele, però ti devo dire una cosa, abbiamo cambiato pizzeria perché siamo troppi, non c'entriamo nell'altra pizzeria. E faccio, no, porco, due, perché avete cambiato pizzeria? Mannaggia la puttana, una volta che prendate la pizzeria mi piace, cioè, no, non ci vengo, ma perché poi qual è il problema? Quanti ne siamo? Non avevamo prenotato per 6? Siamo una decina, siamo circa 10-12, vabbè, da 6 a quasi il doppio praticamente. Faccio, porca puttana, no che non ci vengo, vaffanculo.
Oh, mi pregano. Mi pregano per andare in pizzeria. Fanno no. Ti prego, vieni. Vabbè. No, sei glitchato sul più bello. Il solito pizzinoso cacacazzo. Ci dico, vabbè, andiamoci a mangiare sta pizza. Ma regà, non andate al cesso, che è finito. Aspetta. Questo per i tarzanelli più resistenti. Aspetta. Perché se poi... Io giustamente... No, io la faccio il culo, mi ricordo. Ragazzi, ci siete? Basta lavamani. Pronto? Mi ero bloccato, mi spiegate che è successo? Ragazzi, volete un po'? Ti sei glitchato praticamente sul... Ti sei glitchato sul fatto che eravate in tanti, non ci stavate. Vabbè, insomma, dicono che non siamo abbastanza, che siamo diventati una decina, io dico di no, poi mi pregano di andare e dico vabbè, vengo pure io per non fare lo schizziroso del cazzo. Andiamoci a mangiare sta pizza, pure se probabilmente sarà una merda, ma non è manco sicuro, quindi vabbè, perché no, tentar non nuoce. E invece a nuosto, perché? Dopodiché si arriva il sabato sera. Piccolo dettaglio, loro si avviano tutti in pizzeria senza dirmelo, nonostante mi avessero pregato per venire in pizzeria. Quindi io da solo prendo la macchina che non volevo prendere, vado in pizzeria, arrivo e al tavolo, secondo voi quante persone c'erano a un tavolo per mangiare la pizza? Quante persone c'erano? 5. No, magari 18. Vabbè, tu già lo sapevi, sei un pirla. Comunque ce n'erano 19. Ce n'erano 19. Tanto è vero che io mi sono vergognato tantissimo. Perché porco troia, arrivi in pizzeria dove era un tavolo dove ci dovevano stare 12 persone e ce ne stanno un terzo in più, quindi i camerieri avevano palesemente una faccia super scontenta del fatto, e io ho dovuto chiedere un altro tavolo, un'altra sedia per aggiungermi a un tavolo da 19 persone dove praticamente io stavo fuori da perché non c'era posto. Sei Gabriele. Alla fine mi arriva la pizza è una merda, indigeribile, tra l'altro ci arriva alle 11:30, sì, perché abbiamo finito di mangiare a mezzanotte, dato che fare un tavolo da 20 è impossibile, è inservibile. Gabriele. E poi la pizza l'ho digerita dopo 16 ore, tant'è vero che il giorno dopo era il giorno dove dovevamo girare la puntata sulla Panda 100 HP che è uscita un po' di giorni fa, e io stavo tutto inchiommato, tutto intommacato da quella pizza del cazzo che non ho digerito per niente, e faceva schifo ed era cruda. Tra l'altro sopra ci stavano le acciughe, io avevo preso una pizza convinto che fosse la pizza migliore, me l'ho preso una pizza bianca con pomodorini bianchi e acciughe. E ho pensato, cazzo, le acciughe buone le acciughe, sembravano raccolte da per terra le acciughe, cioè nel senso che loro le tenevano depositate a terra sul pavimento della cucina, poi all'occorrenza le prendevano e le mettevano sulla pizza, era una cosa invece, e faceva schifo al cazzo. E dopodiché ho cacato penso alle 6 del giorno dopo, dove ho fatto il pranzo domenicale, mi è servito per dare la botta finale e per far uscire il tappo di, penso che a quel punto si era vulcanizzato di merda della sera prima. Era sughero. Era sughero, sì, a tutti gli effetti. Vabbè, detto questo ci vediamo dopo perché mi faccio il video. Come? Una pessima che ti posso dire io, al posto delle intestinal stories, stitichezza stories. Mi ricordo che purtroppo io e mio fratello ascolto ma disattivo tutto perché mi devo lavare. Va bene, praticamente avevamo avuto un brutto vizio.
per favore disattiva l'audio. Abbiamo preso Marcacci, torna accesso. No! Praticamente Roberto, vai a cagare. Abbiamo preso proprio la, come si chiama, il vizio di andare il 24 prima del pranzo della vigilia di Pasqua al McDonald's a Campobasso. Perché? Senza motivo. Non avevamo senso andare al McDonald's. Avremmo mangiato per giorni, come è diritto al sud Italia. Perfetto, andiamo al McDonald's. Ci ingozziamo i panini del McDonald's, li caghi dopo 6 anni, credo, e non del tutto. Quindi noi facemmo un bellissimo, perché poi non è che prendiamo un panino, prendiamo tipo 7-8 panini, di quelli anche da 1 euro, ci facciamo un tappo al culo di quelli praticamente esplosivi. Mangiamo tutte quante le feste, io arrivai che non cagavo dal 24, arrivai, raga, roba dell'altro mondo, fino al 2 di gennaio. Quindi avevo tutto quel periodo e tutto, avevo fatto una panza così, perché non cagavo. Io dissi, qua devo fare qualche cosa. Allora mi feci dare da mia madre delle pillole di tipo fame di fuga, qualcosa del genere, qualcosa di quel concentrato di erbe che avrebbero dovuto stappare anche, non lo so, e non bastò. Allora presi una pillola devi prendere, allora ne presi due e non ci riuscì. Dopodiché andai a prendere, non lo so, cercai di buttare giù un chilo di scamorze di mozzarella di bufala, perché quelle ti mandano a cagare, è una cosa allucinante. Avevo soltanto aggiunto un altro chilo di roba, su 10 bocconcini, non mi entusiasmate. Allora provai con 1 litro di Coca-Cola, cioè io mancavo soltanto il coso per sturare il cesso, e avevo provato di tutto, addirittura una cosa oleosa, tipo l'olio di ricino, raga, non ci riuscivo. Un bel giorno, mentre stavo in piazza, dissi, sì, esatto, mancava solo quello, il cliste. Dissi, raga, devo scappare al cesso. Ma non mai, devo scappare al cesso. Andai al bagno, io mi sono alzato, sapete, serviva un video, con le gambe che non rispondevano più. Avevo il sudore, mi faceva male la pancia, gli addominali, stavo per vomitare nel bidet, perché io stavo malissimo. Ero proprio preda di atroci dolori. Quando mi sono alzato dal cesso, avevo le gambe che non rispondevano più, perché si erano addormentate. C'ero stato 2 ore e 20 sul cesso. Mi è capitato, mi sa, l'altro ieri, ho cacato talmente a lungo, ma non per motivi particolari, semplicemente ho fatto una cacca esageratamente voluminosa. Mi si sono addormentate le gambe, vuol dire che stavo almeno da 20 minuti sul cesso, ancora cacavo. Vabbè, vai. Io mi sono seduto alle 14.20, mi sono alzato alle 16.40, perché ancora c'era, perché faceva notte. Quando guardai il coso, alle 16.40, era anche freddo dove stavo. Avevo il bagno di casa, la ex casa di mia nonna, dove non ci abitiamo, che non ha neanche il, come si chiama, l'anello di legno sopra la tavoletta, non c'era, quindi ero direttamente sulla ceramica. Fredda, il mio culo era diventato praticamente come un puzzle perfettamente incastrato. Quando mi sono alzato, ho fatto sì, quando sta capito, così ha fatto le mie gambe e il mio culo. Avevi fatto, mi sono alzato, eri diventato ermetico, un contenuto. Ero tipo sì, hai fatto così, esattamente. Esatto, io mi sono alzato. Ho dovuto dire a mio fratello, ho detto, guarda, ma stai bene? No, non ti preoccupare, che questo si va buono. Mi sono proprio alzato con le gambe morbide, che chissà quando comincia a riprendere la circolazione, che fanno male. Mi sono trascinato come una che l'avevano sparata le gambe. Mi sono trascinato fin fuori, completamente così. Mi hanno visto là, una vicina di casa ha detto, Fabio, ma tutto bene? Devo chiamare qua? No, sto benissimo. No, non stai bene? Sì, figlio, di ora sto bene. Io mi ero andato a pesare 104.4, mi sono alzato ed ero 99.9. Sì, ma vaffanculo, non ci credo manco se me lo fai vedere. Fregati, io torno nel mio studio. Non ci credo. E anche questo l'abbiamo demonetizzato. L'abbiamo scaricata.
Dove è andato? Più precisamente. Partito. Comunque, fine delle Intestinal Stories, perché se no non ne riusciamo più. Io direi di farci questo ufufu, fine della pausa euforica. Però mi è piaciuto tantissimo il fatto che abbiamo, che facciamo le Intestinal Stories dal cesso. Bellissima, sta cosa è bellissima. C'è la location, ogni location. Aspetta. Niente. Vabbè, andiamo avanti. Allora, ci abbiamo l'uvo fufu da fufufuzzare e si uvo fufufizza. Dunque, BMW M1 1978 versus Jaguar E-Type 1961. A voi la scelta. È una parola, frate. Esprimetevi prima voi, va. Io voto per no. Ah, vabbè, allora io ti dico la Jaguar E-Type perché mi piace molto di più esteticamente quella linea anni 70, tutta tondeggiante e così. La preferisco alle linee squadrate la linea anni 60 la preferisco alle linee squadrate degli anni 70. Gabriele, non vuol dire che non mi piaccia, la preferisco. Gabriele. Uè, Micio. Mettiti più là perché non prendi. Che spostati. Hai cagato anche la sintassi. Cioè non è più là. Scusa. Perché si sente male l'audio o perché sdico? Sei tu che sdici che si sente male l'audio. No, sì. Vabbè, quello lo so. Comunque, io voto la E-Type perché appunto per una questione di preferenza di design mi piace molto di più esteticamente. Le ruote si incastrano meglio nella carrozzeria a forma di saponetta. Ma che cazzo? Sei Gandini? Che sono sti concetti qua? Allora, ma tu che cazzo ne vuoi capire di quella macchina di merda? Guardami che vuoi, se so io ti posso cantare la canzone. Allora, non lo farò. Oddio. Da Gabriele andiamo a Gabriele all'Inps. Ho problemi, sono stato ammalato una settimana con la gola. Okay, non le posso fare queste cose. Zamboni, vai. Io lo hai type. Marcacchi. Perché la macchina di Diabolico. Allora, diciamo che sinceramente mi piacciono tutte e due. La BMW darebbe fuoco, però voto le type. E allora sono fregato perché ero l'unico che voleva la M1, perché adoro le linee squadrate, anche se la E-Type è definita pure da Ferrari la macchina più bella del mondo, quindi c'è poco da sindacare, però a me la M1 piace per le linee squadrate e per quello che rappresenta, quindi ho comunque perso. Per chiudere il discorso di prima, ci dicono uno stronzo di 4,5 kg, poi lo devi battezzare, l'hai fatto? Sì. Ho chiamato anche il prete, ma mi ha mandato a quel paese. Vabbè. Per battezzarlo. Mamma mia. Raga, ma lancia Stratos versus Ferrari 250 GTO. Difficile. No, facilissimo. Tu vuoi dire la Ferrari. È ovvio. Vabbè. 250 GTO, la macchina più costosa del mondo. Ma chi è più costosa e cazzo me ne frega. No, ma è proprio bella. Ma sì, sicuramente, però è fatta tutta artigianalmente. Sì, addirittura se non sbaglio, le portiere disallineate proprio perché sì. È fatta una più grande e una più piccola. È l'unica macchina che tu non puoi andare a prendere lo sportello di un'altra 250, la metti solo tu perché non ci va. T'ho trovato uno sportello. Ma vedi che problema. Originale. Però costa solo 10.000 euro. Se ci parlo io te lo metto 9,90. La 250 GTO è bellissima, è stupenda, sarà una delle macchine più belle del mondo, però ho già votato la E-Type che ha quelle forme là e per gusto personale mi piace di più la Stratos. No, frate, non va bene. Tocca a Marcacci e Fabrizio. GTO
GTO anch'io, più bellina sinceramente. Ok. Benz 300 SL contro la 330 P4 di cui sopra dicevamo. Sai che c'è? Io parlo per me, 300 SL che non me ne voglia la Ferrari, perché la P4 resta comunque una macchina quasi prettamente da corsa, quindi... Beh, ma tanto comunque stiamo a parlare comunque delle macchine più belle di sempre. Quindi, sì. Non è che stiamo a dire però, schifo e una è bella. Mercedes-Benz, prima macchina a fare 240 orari stradale, ali di gabbiano, l'ho vista dal vivo al museo della Mercedes... Lasciate perdere, una macchina stupenda. E hanno fatto pure la versione Poveri Edition, che era la 190 SL. Bella tale quale. A me piace molto la Mercedes, però la vedo veramente molto carica di dettagli. Invece la 330 è molto più pulita. Forse mi piace di più la 3-3, però quella cupola di sopra non mi convince. Invece la Mercedes c'ha, cioè, quell'apertura da lì di gabbiano molto caratteristica. Ti è rimasta la voce alla Gandini, l'hai sforzata? No, ma perché sono stato malato i giorni precedenti, quindi appena si arruca mi sminchio la voce. Mercedes, dai, io voto Mercedes. Marcacci, che nel frattempo sta giocando a Clash Royale, sta facendo uno spacchettamento. Marcacci Gamer 89. Mercedes. Vuota Mercedes, macchina buona, fida. Miura P400 Chevrolet Corvette. Miura, io voto la Miura, è più bella, anche se la Corvette è bellissima, però. Dai, che stiamo a parlare? La Stingray è un'auto stupenda, la Corvette in generale, ma questa è una Stingray, perdonate, la Corvette è bellissima, è bellissima, ma la Miura dove cazzo ti avvii? Ma vicino alla Miura, vicino alla Miura qualsiasi macchina scompare. La Corvette può essere più bella della X19, ma non della Miura. Sì. Sembrano discorsi scontati, però dai, non lo so. Ragazzi, io voglio sapere se qualcuno già, anzi, ma l'avvocato e Marcacci cosa votano? Votano PD. L'avvocato sta facendo pippone? No, un pazzone? No. Vedevo un po' di così. Ma scherzo, dai, che votate? Oh? Chevrolet. Corvette. Perché? Che sinceramente la trovo più bellina. Allora, dacci uno spunto. Mi piace quel dettaglio del vetro posteriore in quel modo. Ok, va bene, ci sta. Double screen. L'avvocato? Sai che è difficile, non ti saprei che dire, veramente? Perché mi piacciono entrambe. Da morire. Beh, si vede, ti ci stai facendo un pipino sopra. Io dico la Panda. A posto, Miura, vai, votato. Okay. 50 testa rossa, 2000 GT. Ma che cazzo di... Ma aspetta, Ternelli, ma come fai a dire che la 2000 GT era una delle auto più belle al mondo? Vabbè, perché, scusa, che è brutta. Ma le macchine giapponesi da che mondo è mondo non è che sono state sempre le più belle, eh? No, aspetta però, il sondaggio è la miglior supercar d'epoca, non la più bella. Vabbè, ma allora se è la miglior supercar non però esiste. Però no, dai, io la punterei sulla bellezza, anche perché cazzo, se no vince quella con più cavalli, fine. Cioè. No, non è vero, perché la migliore macchina supercar la puoi valutare in tanti modi, prestazioni, vittorie e tutto quanto. Io la 2000 GT non la conosco, ma la testa rossa sì, porco cane. Però dai, la 2000 GT non mi sembra una brutta auto, dai. Che ma cazzo. No, ma scopiazzata da tutte quante le linee che avevamo, come solo i giapponesi sapevano fare, scopiazzato tutto quanto, sì. Quella sembra un mix tra le varie auto che avevamo qua, come si chiama,
la Ford, la Opel Manta, che cacchio avevamo, 50.000 macchine, Datsun 240. Fabri, così. Io ti ho capito, però, che sia scopiazzata non vuol dire che è brutta. Cioè, stiamo valutando la bellezza dell'auto. Oh, sinceramente, quando la Ferrari sia Ferrari, porto due, sembra una persona che sta così. Così. Cioè, porca troia, dai, più bella la 2000 GT. No, vabbè. No, allora, tu 2000 GT, io testa rotta, quindi non esiste. Oh, lo vedi, Zimmo Ternelli, perché la 2000 GT ci dice che hai un coefficiente di wappitudine over 9000. Questo si sta realcarrizzando. Sì, assolutamente. Cioè, l'abbiamo pian piano... L'unica persona nel nord Italia che dice wappo, anzi, l'unica persona al di fuori di Boiano che dice wappo, perché io non l'ho mai sentito dire da nessuno. Ok, ragazzi. Avvocato. Raga, avvocato. Aspettiamo i vostri voti. Maladuna. Chiedo l'aiuto del pubblico. Il pubblico è diviso, vedo, perché tutti ti stanno dicendo testa rossa. Aspetta un po'. Dai, testa rossa. Avvocato? Sì, testa rossa. Oh, ok. Evviva la testa rotta. Ford GT40, Porsche 911 Carrera. SR GT40. GT40. Di Porsche hanno fatto 80. Ma guarda, ci vado a occhi chiusi sulla GT40, perché le Porsche di quell'epoca non mi piacciono per niente. A me invece piacciono proprio le Porsche di quell'epoca, però la GT40, come cazzo fai a paragonarla? È 80 volte più bella di un maggiolino con l'alettone, cioè... Ho d'accordo. Anzi, forse siamo tutti d'accordo, tranne chi preferisce la Porsche. Simone Ternelli ci dice che se non ci sono Alfa Romeo in questo sondaggio è perché c'è un ufufu a parte solo sulle Alfa Romeo. Va bene, me lo devo occupare, tanto non avevamo remore al riguardo. Shelby Daytona versus Jensen Interceptor. Qua sono combattuto, perché la Jensen so che l'ha fatto un italiano, però sì. era una macchina di merda, come direbbe Gandini. Era una macchina di merda. E sapete pure che quest'anno ha fatto la FF, che era trazione integrale. Sì. E 60. Jensen Interceptor. No. Ma che è una macchina? Che se voi la guardate, arda molto molto sulla 130. Sì, infatti. O sulla Dino. Bravo, yeah. Sul ladino, c'ha quel frontale già visto. Ma a parte il frontale, proprio la linea, sia dal muso al culo, qualcosa che l'assomiglia, insomma. Sì, questo è stato un bellissimo esercizio di stile, però io ti dico una cosa, sono troppo legato alla Shelby Cobra Daytona. Io sono troppo legato a quella. Perché? Macchino. Ne conosco la storia, ne conosco i successi. Era una macchina che dicono non è una macchina americana, ma quella è una macchina inglese rifatta da un americano, che è Shelby. Per me si batte. Poi io adoro. Però anzi, per me perde la Jensen Interceptor, perché la Fiat Dino è anche più bella. Quindi. Ma la Fiat Dino è 80 volte più bella della Jensen. Quindi, la Jensen è solo un vorrei ma non posso. Vabbè, avvocato? Io vado per la Daytona. Io per la Jensen. Molto bella. Ok. E invece Marcacci vota la Interceptor. Interessante scelta di merda, Robè. Ma ragazzi, l'ho detto? Ma sì, ma infatti, ognuno ha i suoi gusti. Ognuno è libero di avere le proprie scelte di merda. Di Cobra. Oh, anche il gatto se ne calcolo, raga. Bellissimo, allora, questa mi è piaciuta. Io dico la mia. Ti dico Shelby Cobra, ma mi giustifico, professore, perché la prima Countach non mi piace. Mi piacciono quelle degli anni 80. Sì. Hanno l'alettone, le cose. Questa, per l'amor di Dio, nulla da dire, perché per 73 questa è capomacchina. Però per me la Cobra 427... è solo sinonimo di Riptide, e molti diranno, scrivetelo nella chat, dai, Riptide.
Sono d'accordissimo sul fatto che la Lamborghini Countach mi piace quella degli anni 80. Che c'ha pure i fari rivisti più belli dietro, più bella. Questa qua no. Poi hai notato una cosa? Questa versione della Countach ha il taglio del parafango come la coupé, del giro del passaruota. Sì, è molto più accordato su, cioè fa un po' sì. Così. Però io la Shelby, per me Shelby. Sì, no, no, sì, sì, la Cobra pure io. Io vado per la Cobra. C'ho un debole su quella macchina. Marcacci, che nel frattempo è sceso al piano di sotto. Lamborghini Countach, come mai? Mi piacerebbe più sinceramente la Cobra, la trovo un po' così. Mi sembra più che onesto. Onesto. Vabbè, siamo alle squalificatorie. Mercedes-Benz 300 SL versus Shelby Daytona. Poi io direi, io voto, non lo so, aspetto voi, dai. Mercedesi. Mercedes pure io. Fatto, sai qual è? Vedere la Shelby con quelle livree da sport a me mi fanno cacare. Ma quella è proprio così, perché quella era proprio la macchina che faceva la Daytona. Era proprio la versione da gara, capito? E poi qualcuno ha giro pure stradale. Se fosse stata con una vernice a tinta unita, mi sarebbe piaciuta tantissimo. Ma quella mi sarebbe piaciuta di più. Guarda, io ti dico, la Mercedes, lo sai perché? Tutto il bene che adoro per io adoro le muscle car. Questa poi è una muscle car fatta a muscle car. È una muscle car che è sterza, quello che vuoi tu. Ma questa, la Mercedes, quando la vedi dal vivo... Sì, fa, dai, la Mercedes pure per me. Più studiato. Fa sangue. Ale. Pura testa rossa. A voi i voti. Miura. Ale. Miura e testa rossa. Io dico Miura, più bella. Pure io. Sì. Anche se verde mi... non mi piace, però. Ah, va bene, la almeno c'ha un tetto. Ah. 250 GTO Jaguar E-Type. Forza, è la stessa macchina, ragazzi, è la stessa sì. Linea. Porco due. 250 GTO. Allora, però il retro è diverso. Sì, quella è piatta e quella no. 61 e 62 poi, Cioè, quindi stiamo a parlare della stessa roba. Forse mi piace di più il retro della GTO, che è tagliato. No, io mi voto la GTO. Sai che... Io invece stavolta dico la E-Type, lo sai perché? Come la GTO resta una macchina da gara rimessa su strada, la E-Type è una macchina che fa bellissima e basta. È l'unica macchina che tu la metti sana nel garage e la trovi marcia il giorno dopo, quindi per me è il top. Marcacci, il voto di Marcacci è fondamentale. Allora, devo dire la 250 GTO, cioè è bella quella, non ti puoi dire cose, però conoscendo la nomea, insomma, sono state fatte un cazzo e niente praticamente. Cioè, 65. Ecco, quindi non è paragonabile. Quindi dico la E-Type, anche perché quella lì, la 250 GTO, è una macchina che hai, avrai e non userai mai. E chi ce l'ha non la usa. Siamo quindi alla pari, perché due per la E-Type e due per la GTO. Dai, tira testa. Chi lancia la moneta? Aspetta, Alexa, lancia una moneta. Testa E-Type Ferrari 250. Alexa, apri Pornhub. Aspetta. Alexa, volume al massimo. Aspetta. Allora, testa e Ferrari e croce e Jaguar. Alexa, lancia la moneta. Ho lanciato una moneta ed è uscito testa. Testa rossa. Dio Cristo.
Ma mi sta pure bene, perché tutto sommato. Ale, e mo? Io ti dico Cobra, mi dispiace. GT40. GT40 pure io. Cobra, lo sai perché? Cazzo, un'altra moneta devo lanciare. Beh, tanto ci pensa Alexa. Alexa. Moneta. La moneta dell'Italia è Alexa. Vabbè, come al solito, testa e a testa facciamo questa di sinistra e croce quella di destra. Alexa, lancia la moneta. È uscito testa. Oh, ma scusa, fermo un attimo. Non è che tu per caso c'è la moneta del bombolo truccata? Alexa, sto grandissimo ceppone cazzo. Io caro. Alexa, lancia la moneta. Lanciata. È croce. Oh, aspetta, sentito, Roberto. Vabbè, comunque era uscito testa, quindi faceva la GT. Vabbè, GT. Però quella che c'è a raggio è bellissima. Ale. Ci dice Simone Ternelli che chi ha la 250 GTO la usa e la scanna pure. Andatevi a vedere le gare. Ho visto pure i... Oh, sì, ma uno che c'ha la... Sei un maleducato, Ti perdono, mi era differita. Uno che usa la 250 GTO e la scanna in culo, sapete chi è? È Nick Mason dei Pink Floyd. Vabbè, credo che un minimo se lo possa permettere. Poco. Pochissimo. Ma sì, ma per il rotto della cuffia. Ma sì, cioè, ma contiamoci anche un lancio traino, dai, ci trainiamo una roulotte. Che ci votiamo qua? Una parola. Mercedesi, ti spiego anche il motivo. Vai. Perché della Mercedes rifanno tutto, trovi tutto quanto, della Miura non trovi un cazzo. Vabbè, ma scusa, che cazzo spiegazione è? Spiegazione legittima, ma che cazzo c'entra con la macchina più bella? Trovi i ricambi e trovi tutto in ottima fattura. Di quella invece niente. Questa è una tonnellata. Questa è veramente, questa non te la condivido per niente. Zero. No, neanche io. Guarda la bellezza, Roberto. Guarda la bellezza, qual è la più bella, non la più ricambisticamente corretta. Comunque, cioè, non toglie, per me è più bella rimane la Mercedes, rimane, cioè la Miura, sì, per carità, ma con le alene gabbiano c'è tutta un'armonia, c'è tutto uno stile. Su questo sono d'accordo pure io. Io dico Mercedes. Mi taglieranno le palle. Cioè, dici Mercedes. Hai cagato il cazzo 3 ore, dici Mercedes. È futuristica. Io ho detto Mercedes perché a me piace più la Mercedes come linea, che è molto più, non lo so, ha una cosa che mi piace di più, ma stiamo parlando di un pizzico di sale su un piatto, la differenza tra le due auto per me. Ho capito, sei stato chiaro, io voto la Miura per lo stesso motivo, mi piace di più. Praticamente come di è sale bianco o è sale dell'Himalaya. manca l'opinione del sommo avvocato. Miura Sbom. A posto. L'altra volta lancia buttare. Alexa lancia una moneta. Attenzione, testa. No, Dio Madonna, no, non è possibile. 3 volte uscito testa. Una volta uscito croce, però. Ma a me sembra una presa per il culo. Comunque, vabbè. 250 GTO versus GT40. E io ho la 250 GTO perché la Miura ha perso. Mi piace di più la GT40 pure a me. È più agricola. No, io voto la 250. Anch'io 250. Io mi sa GT40. Ale. Porca puttana. Sì, non ma se la fai i sondaggi a 4. E se no chiediamo a Zimmo Ternelli quali voti? Se no ogni volta la cazzo di moneta, dai, forza. Zimmo Ternelli, quali voti? Calma, devi aspettare la differita. Ah, giusto, allora aspettiamo. Aspetta. Che cazzo fa? Che rispondi? Che di? C'è ragione. Quando sono dai, Ternelli, però pure tu, così cazzo, però dai, figa. Fate questa domanda a zio Antonello.
la prossima. Allora, dal punto di vista, io ho trovato tempo indietro per la 250 GTO. GTO ha votato. No, non è, non è Fabri... Zimmo Ternelli. A proposito, ma la prossima, il prossimo fuci lo facciamo con cosa? Con Alex? per forza. Chiedi, aspetta, chiedi a Alexa quale sceglierebbe. Vabbè, Simone non c'è, chiediamo a Lorenzo Bianco, il nostro moderatore, dai. Quale ci voti? Quale ci voti? Alexa? Alexa? No. Alexa? Oh, ha votato, ha votato Simone, dai. Allora, 250 GTO e godo. Ok. buongiorno. Ultimo round, attenzione, ultimo round. Mercedes. Porca tro... 250 GTO, voglio. Antonio, sei l'ago della bilancia. Io ve l'ho detto prima, quella Mercedes a me, sì, bellina e tutto, ma... Porca puttana. Mi dice molto di più. Alexa, amici, Alexa, Mercedes o Ferrari? Ma come cazzo fate a dire che la 250 Alexa, GTO come si dice, sono un libro in aria in inglese. Non ti sento, c'ho le cuffie. Toglitele. Come cazzo fate a dire che la 250 sotto alla Mercedes? Gabriele, di ad Alexa, Mercedes o Ferrari? Dia così. Che scegli? Alexa, quale scegli tra Mercedes o Ferrari? Ecco cosa ho trovato. Alexa, stai zitta. Se lavava le mani anch'essa. Allora, su queste due, sia Lorenzo Bianco che Simone Ternelli, che sono i moderatori, ci votano la 250 GTO. Però io voglio fare un discorso a nome della nazione. Ma come cazzo è possibile che trovate più bella la Mercedes della Ferrari 250 GTO? Stiamo scherziamo? Io te lo posso spiegare. Spiega, ma no, spiega. Che cazzo c'hai da spiegare? Vai. No, io molto semplice. Vai. Linee più complesse, meno pulite, più articolate, storia pure a livello di competizioni che comunque è abbastanza ampia, il GTO ce l'ha tale e quale, che sia chiaro. Quindi auto completa, te l'ho detto, la prima a fare 240, motore, interni da paura e cose. La 250 GTO invece sai che è una Ferrari e te l'aspetti, invece da una Mercedes una cosa così non te l'aspetti. Cioè quel livello, la Mercedes... Compare... Caro concittadino, per esimio, me, esimio collega, per me invece le linee più complesse ed è meno pulita sono punti a sfavore, no? A favore, però questo è il gusto estetico, vedi? Allora, guarda l'auto. Guarda l'auto nel suo complesso. Sulla parte laterale tu hai una presa d'aria essenziale per la Ferrari, un semplice sfogo dell'aria. Sulla parte laterale della Mercedes la griglia ha una griglia elegante, non una griglia essenziale. Perché una macchina stradale deve essere più bella, quella invece una Ferrari deve essere più pratica per le corse. La parte del cofano ha due ringrossi che... sono due nervature. La Ferrari invece ha il ringrosso per i carburatori perché ha 12 bocche da sfamare. La parte anteriore dopo che... Ti sei bloccato, compa. Ti sei bloccato perché spara solo cazzate. È più bella la 250 GTO proprio perché non ha tutti quegli elementi estetici che affaticano la vista dell'auto. Ha capito? È essenziale, è semplice, pulita, nelle sue linee che si raccordano perfettamente. Non c'è nemmeno una linea fuori posto. Qua già te ne trovo tre di linee fuori posto. Ci sta il paraurti che scende senza motivo. La linea del parafango che è completamente scollegata da tutto il resto, non si collega a nulla, nemmeno quella di dietro. Sono praticamente appiccicate. Allora, comunicazione di servizio. Vai, prego. È giovedì comunque. Interessante. Io stavo dicendo prima, scusate. Le ruote che già avevano quelle coppe ruota che in teoria erano tutte erano belle, i paraurti cromati bassi sotto la griglia e poco sotto non c'è niente, i parafanghi dove ci sono i fari che sono in bluster anni 50, quelle nervature sopra i parafanghi,
cioè per me è una linea articolata, teutonica, tedesca, ma bella. La Ferrari è essenziale. Da fissa esorda. Quando la Ferrari invece è una macchina principalmente da corsa, essenziale, ha tutte le cose al posto suo, già mi puoi dire tutto quello che cazzo, allora mi puoi dire tutto quello che cazzo vedo su tutte le motivazioni del mondo, che quella è da corsa essenziale, quella è da una macchina da strada ed è fancy, ma fatto sta che il disegno, le linee sono molto più sensate sulla Ferrari 250, oh, perché se tu guardi questa cazzo di macchina, allora io te non ci sta una passa, aspetta, fammi finire, non ci sta una linea che non si raccorda perfettamente da qualche altra parte. Dimmi tu se ci sta un dettaglio, un goppa sta macchina, e te lo dico in dialetto proprio, dimmi tu se non ci sta un dettaglio su questa automobile che non sia perfettamente integrato con la vettura. Dimmelo, dimmelo. Si sospende le luci. Alexa, riaccendi le luci. Ma che sono temporizzate? Sì, a mezzanotte si spengono. Ah, allora, si spengono le luci? Alexa, io vedo riaccendi soltanto le luci? Alexa, io vedo soltanto stacca la luce. Vai. Le linee laterali che partono in un punto e finiscono dietro. Già è una cosa, tutta quella linea fa il giro, perché l'ho vista pure dietro la macchina. Sì, ho capito, ma non sono pulite. Guarda il parafango, no? Guarda questo parafango, come si chiama? Il passaruota. Sì. Guarda questi due passaruota. Questo disegno del passaruota è complesso, aggiunge complessità, ma aggiunge anche fatica alla visione dell'auto, perché non si raccorda con altri elementi estetici dell'auto. È letteralmente, per modo di dire, perché è un termine che ci ha un po' rotto i coglioni, però letteralmente preso e appiccicato sul lato della vettura. Sembra proprio oppure vedi come il paraurti anteriore si storce quasi, cioè sembra si deforma per far spazio alla presa d'aria, cosa che sulla GTA, sì, sulla GTO non succede. Quando io guardo la 300, se ogni centimetro ci trovo qualche cosa, se io mi stanzio di tanto alla volta, io vedo sempre qualche cosa. Se guardo invece la 250 GTO, è priva di dettagli, che non è un male, perché non è un male, che sia chiaro. Però io ti dico una cosa, ragiona su questo parere qua, su quest'idea. Se andiamo io e te, io con la Mercedes e tu con la Ferrari, sotto al Gran Casino di Monte Carlo, non so come cacchio si chiama, e ci parcheggiamo, tu farei sempre una porca figura, perché tu sei arrivato con la regina delle Ferrari. Aspetta, questo discorso, a patto del fatto che tu stai parlando di al di là del marchio, cioè io non sto parlando del marchio, si poteva chiamare anche il Daihatsu 240Z e avere la forma della 250, sta ceppa. Ah boh, vai di. No. Allora, tu ti presenti sotto al casino di Monte Carlo, con la Ferrari, ti stenderanno un tappeto rosso e diranno: ecco qua, il solito con i soldi, che si è fatto il macchinone, l'ha pagato 75 milioni di euro, perché tanto costa sta macchina, ok? Quando invece arriva la Mercedes, arriva uno col 190, che pure costa un bitone di soldi sta macchina, e dice, arriva uno che dice: è una Mercedes, perché Mercedes ad essere ricollegata al classe E, al classe C. Arrivi con la regina delle Mercedes ad ali di gabbiano, scendi, un'eleganza diversa di altri tempi, sì, con una macchina che è nettamente più elegante. Dice: questo è uno che, nonostante abbia speso meno, ha gusto, sì, cioè è signore. Così la vedo io. Sì, esattamente. Assolutamente sì, hai perfettamente ragione, però io cerco di parlare soltanto dal punto di vista del design estetico, escludendo qualsiasi fattore che sia monetario, di status, di marchio e per disponibilità di ricambi, per dire. Se io devo parlare dal punto di vista estetico, io ci metto 3 ore a guardare la Mercedes,
perché mi perdo qualche dettaglio. Dici tu, è troppo. La macchina deve colpire tutto. Però la Ferrari, una volta che ti sei fatto un giro da un fianco, un giro dall'altro, l'hai vista tutta quanta. La Mercedes, se non ti fai 8 giri, non la capisci appieno. Esatto. È come ascoltare un pezzo progressive dei Dream Theater, degli Yes, che sia. Se non ti metti lì e te la vedi, te la senti, senti la canzone, non la capisci appieno, perché è piena di metriche diverse, di cose diverse. E stai descrivendo esattamente tutti gli elementi di cui a me nelle canzoni non me ne frega un cazzo. Perfetto. Della complessità. A me invece ti... una minchia di niente. Guardo invece... altre cose, vedi, sono proprio due punti di vista diversi, su gusti, proprio gusti. Perché nessuno dei due è giusto o sbagliato. No, per l'amor di Dio, tu stai guardando invece la GTO, che a confronto sembra un pezzo dei Queen, che per quanto possa essere elaborato, che, o dei Guns N' Roses, se comunque sia intro, ritornello, cose, intro, ritornello, bridge e finale. Quindi hai fatto hai una struttura completa, semplice ma completa, quindi comunque sia ti troverai... E dico, perché poi alla fine si trova come ragionamento, i Guns N' Roses che riempiono lo stadio con milioni di fan dentro, no? Troppo, e la Mercedes che, come esattamente Dream Theater, se fanno 100.000 persone in un concerto in tutto il mondo. Però, allora, guarda, un punto a favore te lo posso dare solo sul fatto che, come dicono nei commenti, la 2C, siccome io sono uno che deve sempre rompere i coglioni e andare contro tendenza anche quando non ce n'è bisogno, la Ferrari 250 GTO è molto più sputtanata della Mercedes, che la conoscono in quattro. Questo è vero, ed è per questo che mi porta, e questa cosa mi porta a tifare per la Mercedes. Ma sputtanata, ma perché? Nel senso che la 250 GTO è molto più famosa, molto più conosciuta, lo è. Su queste due macchine sono entrambe conosciute, cioè sì. Non puoi non conoscere la Mercedes Rally de Gabbiano, assolutamente. Altro, aspetta che mi stanno dissando nei commenti, qualcuno mi dice che sono un newbo 4 quarti. Ragazzi, il mio gruppo preferito, capiamoci, il mio gruppo preferito sono i Tool, ma mi piacciono non per la complessità, il mio gruppo preferito, che cazzo vuoi, non ci credo, i Tool. Ma vaffanculo, te l'ho detto 100 volte. No, non me lo ricordavo. Sì, non me lo ricordavo. 3 anni fa. Vabbè, chi se ne frega. Veniva al sunto. Il sunto è che sono i Tool, ma non mi interessano dal punto di vista della complessità. Eppure fanno della complessità uno dei loro principali cavalli di battaglia. Nessuna canzone è in 4 quarti, tranne qualche 2-3 del primo album. Comunque, tornando al punto sulla Mercedes, l'avvocato spagnolo. Sì, l'unica cosa che me la fa preferire alla Ferrari 250 GTO è appunto il fatto che è meno conosciuta, è meno famosa. Ma non è vero che è meno famosa. Ma sì, che è meno famosa, dai. La 250 GTO sta dappertutto. Cioè, iconograficamente è più riconosciuta, dai. E del resto non vende sogni, ma solide realtà. Non lo so, così, ragazzi. Mamma mia. Dice... alla fine, ma chi vince? Tira la monetina, Fabri, tira la monetina tu. Ormai è diventata filosofica la questione, capito? Cioè... Allora, testa il Vitruvio, croce la cosa. Quindi, testa la Mercedes, croce la cosa. Vai. Il Vitruvio, quindi testa, ha vinto la Mercedes. Va bene, va benissimo. Mettiamoci sti punti. Sì. Va bene, raga, allora aspetta dove dove in entrambi i casi guadagni punti. Che spot, grazie. C'hai inquadrato meglio la... Non so quello che stai dicendo. Comunque... L'importante è saper di non... Madonna, volevo dire una cosa,
mi sono autodimenticazio. Che magnato, che magnato. Ah, ecco che potremmo, sai che potremmo fare, Fabri? La prossima live potremmo parlare, potremmo portare tipo che per una mezz'oretta parliamo dei nostri, una cosa, argomenti che non c'entrano un cazzo, però parlati solo per un determinato periodo di tempo. Facciamo i nostri, per esempio, 5 gruppi preferiti e 5 gruppi che ci stanno più sul cazzo. E dici quello. Vabbè, 5 e 5, dai, non credo che duri 3 ore. No, sì, sto cazzo. Allora, però la prossima volta, no, mo. Dai. No. Posso dire solo una cosa. Anzi, fateci sapere in descrizione, nei commenti, se vi interessano altri argomenti che sviano dal mondo. Abbonatevi. Vai, e abbonatevi. Non si è abbonato nessuno in questa live, raga. E mi devo cominciare a... Abbonatevi. Allora, io dico una cosa. Se riesco a portare in live un cristiano di nome Andrea che è riuscito a crearsi da una Beta Monte Carlo una 0.37, cioè io devo farmi spiegare da lui, sì, e vorrei cercare di farlo con alla Visage du Penis, vorrei cercare di farlo venire con Luke, perché così lui c'ha un sacco di Deplian, le cose, vabbè, ce li ha pure Marcacci. Oddio, però che mi sono scordato, mi sono scordato di annunciare all'inizio della live, porca troia, fanculo. Che cosa? Di chiedere se avete per esempio dei Deplian, delle brochure. Te li sbatto sotto un muso. Ma lo so che tu ne hai un miliardo, io dico un'altra cosa, dico... Caro pubblico che ci segue, sarebbe divertente, secondo me interessante, provare a fare che voi ci spedite del materiale e noi lo apriamo durante le live e ne parliamo, lo facciamo vedere, lo mostriamo, eccetera, eccetera. Il problema è che sarà il materiale. Aspetta. Quindi se voi... Aspetta, fammi finire. Un secondo, veloce. Antonello ci spedisce l'album fotografico. Ah, Antonello, tutto come vuole lui, è il benvenuto, fa benissimo. Dico, se ci avete voglia di spedire delle brochure, dei fogli che avete che magari non vi servono, magari ci avete doppioni, che ne so, delle fotocopie, spedite, così noi le guardiamo durante le live e le commentiamo, ce le spulciamo, ce le guardiamo. Vi lascio l'indirizzo per spedire le eventuali cose che volete spedirci in chat, e lo trovate anche nella descrizione della live. Aspetta, vogliamo farci fare da Zimmo Ternelli? L'ha detto Nicola Critelli, chissà se Ufufu ci sta la categoria migliore gruppo musicale. Ci stanno sicuramente però facciamo prima stilare una nostra personale classifica piuttosto che fare miglior gruppo, perché Raga, io arrivati a sto punto vi devo lasciare. No. Che domattina mi sveglio presto. No. Neanche. Sì, ma stacchiamo. Adesso guarda, stacchiamo. Che siamo mezzanotte e 15. Quindi ne stiamo andando tutti quanti a dormire. Perché oggi domani ho da scrivere. Ho da scrivere le puntate che a me non piacciono. Sì, ma non volevo farvi chiudere per me, capito? Come. No. Poi puoi andare tranquillissimo, perché tanto. Sai quando fanno i grandi, come fanno i grandi? Perché io sta cosa non la volevo fare. Il primo che se l'è scritto, casomai. Allora, vuoi spedirci qualcosa? Ecco qua. Allora, io dicevo, sarebbe bello portare... Lo sai adesso Gabriele verranno tutti a trovarti? Non ho messo l'indirizzo di casa mia. Però dubito che qualcuno verrà a trovarmi, ne dubito fortemente, però non ho messo l'indirizzo di casa. Ho messo un fermo point. E fu così che il giorno dopo si guardò attorno. Ma guarda, anche se volessero venire a trovarmi, non c'è parcheggio davanti a casa mia, perché è l'incrocio più pazzo del mondo, la gente a mezzogiorno si parcheggia in terza fila. Credo che avrà qualche difficoltà. Se te vogliono menà, lasciano la macchina sulla rotonda e se te sonano, non ho paura di nessuno, tranne di Marcacci, perché so che è uno abbastanza pericoloso, però per il resto... No. Gianluigi, io appena chiudete vado a cagare. Gianluigi, puoi andare a cagare col telefono in mano, perché a differenza tua, noi stiamo in live, tu no. Ma non solo, noi forse questa cosa non è stata abbastanza chiara, ma noi
questo live, questa live l'abbiamo concepita proprio io e Fabrizio all'inizio, dicemmo, noi abbiamo concepito questa live perché deve essere consumata sulla tavola del cesso, sulla tazza del cesso. Cioè, questo è un prodotto che va esperito sulla tavola del cesso. Non ci sono prodotti che vanno assaporati, prodotti che vanno evacuati. E attenzione, Zimmo Ternelli si è abbonato addirittura, ma sei Madonna, sei il CEO di Real Car, porca troia. altra ora. No, andiamo a dormire. Non dubitare mai della follia di internet. Gabriele Tumminello, lo so benissimo, è per questo che non ho lasciato il mio indirizzo personale. Potevo lasciare quello di Fabrizio, ma mi serve vivo, quindi... Insomma... Mi serve vivo. Certo, è così. Ma guarda, io a botte di fucile mi faccio largo, quindi non è un problema. Tipo l'alba dei morti dementi. Ragazzi, ma... Quanto siete tesi per il primo di aprile? Com'è? Quanto siete tesi per il primo di aprile? Io ho un violino. Ma guarda, io ci ho lavorato tutto oggi al lavoro per il primo di aprile, quindi... Tranquillo. È uno spettacolo, ragazzi. Io so soltanto che abbiamo a TK De Simone, che sta collaborando con noi per questo video, in modo allucinante, ci ha fatto delle robe assurde. Le ultime fotografie che ho mandato a Gabriele credo che ci stiano facendo pisciare sotto dalle risate. Sì, ma poi lo ringrazieremo sicuramente. No, ma dobbiamo fare là una schermata alla fine, come facciamo quando ringraziamo Andrea e Davide, voglio dire. Sì, per forza. Serve proprio una cosa. Abbiamo un'altra collaborazione, attenzione! Non la diciamo, ancora non la diciamo, però. Cioè, abbiamo una collaborazione per il video del Bobcat clamorosa. Te lo ricordi? Sì. Per fare l'intro. Scusami. Mi ero flashato un secondo. Allora, per come abbiamo impostato il video, o ci ammazzano, o non ci cagano del tutto, oppure diventeremo i padroni del primo di aprile. È una cosa, secondo me, garantita. Io credo Non lo so come andrà, però secondo me il video è abbastanza carino. Per essere un video del primo aprile... No. È quasi una puntata praticamente fatta e finita. Quando abbiamo qualcosa che è andata storta. Oh, è la prima volta che abbiamo un veicolo. Non guardate le mie mani. Ma che abbiamo cazzo hai fatto? Ma che cazzo mi è esplosa una bomboletta di schiuma poliuretanica. Posso sapere perché? Posso sapere un dettaglio della tua vita intima personale? Ma perché cazzo non ti metti i guanti per fare i lavori? Perché si sono sciolti quando ho passato l'acetone. Ma vaffanculo, va. Allora, la cosa bella qual è? Che per come abbiamo fatto la puntata, come l'abbiamo congeniata, è partita come una puntata normale. Da puntata normale è partita la collaborazione, perché c'è partita la brocca che mi fece vedere Gabriele, sto tizio. Dissi no, se ci dà l'ok noi facciamo brutto. Dopodiché, fatta la situazione, fatto tutto quanto, abbiamo preso e abbiamo... mandato avanti la cosa. Dopodiché abbiamo trovato il primo mezzo di Real Car con una ruota bucata che ci ha salvato la giornata. Madonna, ci ha salvato il cazzo. Fermi, perché dopo il proprietario Domenico l'ha dovuto prendere e tirare col verricello fuori dalla terra e l'ha dovuto pure lavare. Ci ho dovuto rimettere pure 15 euro. Comunque, di paste fresche. Fabri, scusa, ti voglio interrompere, ma è una cosa troppo bella praticamente. Gabriele Tumminello ci dice che vorrebbe vedere una collaborazione con Barbascura X, che per la Madonna, magari, ma io non credo proprio che ci si caghi, però perché? Perché lui odia i panda, mentre Fabrizio odia la panda. Secondo me sarebbe una cosa perfetta. Come arrivare a 1 milione di iscritti in 5 secondi? Basta fare un Barbascura. Ma sì, ma non ci cagherà mai. Però, raga, io... A me lui, figuratevi, mi sta simpatico, cioè mi piace tantissimo quello che fa, lo seguo, quindi se ci fosse la possibilità di fare qualcosa da parte mia c'è questa gente che è invasata, che ogni volta che parla dice cose che non stanno in piedi. Però comunque sia, se mai dovesse essere io lo farei volentieri. Vabbè, andiamo avanti. Dopodiché, una volta fatta questo primo di aprile, credo che
sbotteremo di brutto. Io credo che faremo. Vabbè, è da vedere, Fabri, non lo sai. No, questo pure io non so caca nessuno. Ciccio, io come ti ho detto, che esclusi i sondaggi di Real Car Fanpage, che sono come il due di coppe in una partita di poker, ok? Quindi ho detto tutto quanto. Una volta tolti loro, noi rientriamo. Io ero sicuro che col canale saremmo rientrati nei sondaggi di altri canali, anche quando non menzionati. Ma sono sì, sicuro, però a me non me la deve fare di cantarcela e di suonarcela. Io sì, una volta in della vita, non l'ho mai fatto, non mi sono mai vantato. A me non me ne frega un cazzo. Comunque, no, volevo leggere volevo rispondere a dei commenti, perché c'erano dei commenti. Ma fangulo, collaborazione con Carmageddon per distruggere la panda. Oh, per me, ah, ecco che volevo dire. Che per me anche questa va benissimo. Però credo che sia molto. A me piacerebbe molto di più collaborare con. Per quanto mi riguarda, mi piacerebbe molto di più collaborare con canali che non parlano di auto. Perché così crei delle cose nuove, delle cose originali. Con Giorgioni. No, Giorgione internazionale. Vabbè, ma se facciamo di barba scura, un giorno ci vado giù qui a Montefalco, dai. Ma Giorgione di dov'è? Non è romano, è umbro. Sì, ma no, è di Roma, ma sta a Villa Montefalco con le partite. Qualcuno ci chiede collaborazione con Greg Garage, penso che è la cosa che vedrete meno è la cosa meno probabile del mondo. Zero. Se riuscissimo a collaborare con Greg Garage, secondo me ci perderemmo di immagine noi. No, io non lo farei mai e poi mai, proprio assolutamente. Dave Sportcar, non so chi sia. No, nemmeno io. Però ripeto, secondo me è più interessante collaborare con canali che non fanno, che non trattano di auto, perché così ci escono le cose. Oppure tipo intervistare, invitare persone in live, secondo me. Non lo so, sono dell'idea che chiedere a persone, tipo per esempio quando facciamo le live con Luke, per me sono divertenti, sì, perché lui, cioè, lui non è un canale di auto, però c'è il punto in comune, capito? Vabbè, comunque io me ne vado a dormire, dai. Io pure. Ragazzi, anche io. Gabriele, Roberto dorme là, quindi sta a posto, quello è il suo letto. Torna nella tua botte, esperimento. Ok, guarda, al posto del peluche il quadro strumenti della Uno Turbo. Bellissimo. Oddio, che bello che sarebbe un peluche a forma di quadro strumenti. Lui ce l'ha. Guarda, c'ho Uno Turbo e Uno Turbo Diesel, quindi decidi tu. Cazzo, nuova idea di marketing, porca troia. Poi ha descritto una collaborazione con Valentina Nappi. La voglia, invitatela, qual è il problema? Con Cicciolino. No, seriamente, io a Cicciolina vorrei chiedere una cosa in live, ma quando hai lanciato la colomba verso il è andata a finire nei cingoli, cioè come ti sei sentita? Aver visto come è stata la tua prima volta a vedere un uccello morire? Cioè allora invece io quello che farei è invitare questi due personaggi e parlare di argomenti che non c'entrano un cazzo con queste cose che fanno loro, di cose al di fuori della loro. Luca Cannella, per me con Luca Cannella fareste spaccare dalle risate. Non so chi sia, non lo conosco. Poldo lo conosco, bravissimo, forse è il più bravo youtuber attualmente in Italia, cioè incredibile. Fermati. Con Devi 504. Vabbè, ma veramente, no. Cioè, c'ha 15 milioni di iscritti, ma che cazzo vuoi fare? Ma dove vai? Sarebbe impossibile. Ciccio Gamer magari, mi piacerebbe. No, mi piacerebbe. E serio, che fai dei primi? No, lui mi sta simpatico come persona, non il personaggio suo, non me ne frega un cazzo di quello che fa, del canale suo. Nicola Gritelli, collaborazione con la Formula 1 dimenticata. Allora, gli abbiamo scritto, le faremo sapere d'obbligo, gli ho mandato anche le fotografie di alcune cose di Formula 1 prelevate dal museo di Stoccarda fatte da me, hanno detto che non ci hanno dimenticato,
Vabbè, la Formula 1 dimenticata, si saranno dimenticati, dai, Fabri, la prenda, ma... Comunque, se non te la prendere, ci avranno i cazzi loro, comunque ci avranno pure i cazzi loro da fare, c'ha il... la gente che c'ha i canali, Fabri, c'ha i canali grossi, comunque c'hanno mille di impegni, questo è vero. Fabri, c'hanno il doppio dei nostri iscritti. Fabri, ma una bella collaborazione con William Jonathan? Non lo dico, l'ha detto. A posto, ciao.